Bentornati a Siamo Noi. Allora, evidentemente un po' di ricerche ce lo dicono, perfino in periodo di crisi compriamo troppi capi d'abbigliamento, magari anche perché questi capi non durano abbastanza, non durano come duravano una volta. E oggi io vi voglio portare in sartoria, guardate qui che cosa abbiamo sul nostro tavolo, perché insieme faremo una scoperta importante. Scopriremo che non abbiamo bisogno di acquistare un capo nuovo, ma possiamo reinventarcelo, possiamo trasformarlo, rinnovarlo completamente. E a insegnarci come si fa, a raccontarci la loro storia, sono qui con noi Giulia Ammendola e Diego Burroni. Ben arrivati. Allora, questi due ragazzi, perché sono giovanissimi, stanno facendo meraviglie, anche perché la questione è seria, insomma, producendo un eccesso di capi d'abbigliamento e consumandoli stiamo distruggendo il pianeta, le conseguenze sono serie. Allora, io vorrei partire da te, Giulia, sì, perché so che vi siete incontrati grazie all'amore per i rocchetti, per sì, gli aghi, sì, però facevate tutt'altro. Assolutamente, sì. Tu studiavi linguistica? Sì. Diego, a un certo punto pure il DJ con la sì, musica. Sì, anche per un periodo breve, sì, anche quello. Oh, ma che è successo? Perché è stato un ritorno alle origini. È stato un ritorno alle origini nel senso che, parlo per me ovviamente, sì, io avevo i miei nonni, entrambi i miei nonni materni, che facevano i sarti e con i quali ho vissuto per tantissimo tempo perché mia madre, lavorando tantissimo, ci lasciava spesso me e i miei fratelli con loro. E ho imparato così il mestiere, quindi guardando. Mio nonno era in particolare era un sarto uomo, mia nonna invece una sarta donna. Quindi tu guardavi, sbirciavi entrambi e intanto senza neanche saperlo capivi segreti del mestiere. Sì. La stessa cosa ha fatto lui, perché lo scopriamo ogni giorno che siamo tutti, ciascuno a modo proprio, debitori dei nostri nonni. Sì, poi tu pure venivi lasciato alla nonna materna? Durante l'estate, sì. Durante l'estate a Tivoli, con mia nonna, eccola. E mia nonna niente, mi ha insegnato dall'inizio, prima l'aiutavo, mettevo tutti gli aghetti, devo tieni, e tutte le sue ragazze, è pronto il blu, mi davano il bacetto, ero contento, tieni il rosso, era una cosa insomma da ragazzo molto bella. E poi nel tempo, guardando così, mi è rimasto qualcosa che neanche me ne sono reso conto com'era, però mi è rimasto solo nel cuore. Quando poi mi sono ritrovato ho sentito una passione. Voglio ripartire da qui. Adesso ci continuate a raccontare, anche sì, perché vogliamo sapere come vi siete incontrati, però vorrei che diceste al nostro pubblico che cosa state per mostrarci e magari anche insegnarci. Bene, assolutamente, con grande volentieri. Magari non arriviamo ai vostri livelli. Con grande felicità. Allora, vi mostreremo innanzitutto cosa si può fare con quelli che sono i vecchi abiti che uno ha a casa e non sa mai che cosa fare, spesso li butta, le persone li buttano, diciamo, e sono qui proprio anche per dire questo: non buttate i vostri capi, perché in realtà da qualsiasi cosa si può fare tutto, qualsiasi capo può essere utile per essere trasformato addirittura in capi nuovi. Ecco. E allora, quindi ci farei vedere un abito, questo è un abito. Adesso ci centriamo con nei esatto, dettagli. Seconda cosa che ci insegnerete, vi volevo far vedere appunto un cappotto da uomo che abbiamo realizzato da una vecchia coperta. Quel cappotto lì elegante sul manichino, inquadriamolo, sì, perché poi lo vedremo bene, lo vedremo via via che, insomma, quali sono le fasi di lavorazione attraverso qualcosa di simile. E poi il jeans, che è un materiale molto molto versatile, con cui si possono fare soprattutto dei piccoli oggetti, piccoli o grandi oggetti a seconda di quello che uno vuole, dalle borse a pochette a astucci per la scuola, a qualsiasi quindi cosa. Tante cose utilissime. Noi i jeans li portiamo anche tutti bucati, però quando proprio non si possono più vedere quei buchi, esatto, non li buttate via, perché ci si può fare parecchio. Allora, avete capito, partiamo dal primo insegnamento: se avete un abito dentro l'armadio a cui siete affezionati, non volete buttarlo, oppure voi nonne avete voglia magari di passarlo alle nipoti, ecco che cosa possiamo fare. Partiamo Diego, ci fate capire sì, un po' come lavoriamo? Prego. Allora, qui abbiamo per esempio questo qui, che è una classica casacca che più o meno tutte le signore hanno, una casacca tinta unita, lunga, larga, anonima, diciamo così. Noi stiamo già imbastendo, per farvi capire un pochettino, questa qui, lavorandola, quindi andando a togliere il collo, per esempio, me ne posso anche staccare un pezzettino? Se mi si stacca, vicino. Intanto qui abbiamo filo, ago, forbici, sì, il metro. Sì, ci sono tutti gli strumenti del mestiere. Se noi andiamo a staccare qui il collo, sì, per esempio, andiamo a ottenere, adesso non sto nel dettaglio a farvi tutto quanto il lavoro, però si può ottenere un senza collo e quindi andare a trasformare questo lavorazione sul punto collo
per esempio in un collo piatto. Questo qui è un tessuto diverso, ma abbiamo ottenuto proprio questa stessa cosa. Abbiamo lavorato su un collo partendo come questo qui, siamo riusciti a pulirlo, ad accorciarlo, a lavorarlo sui fianchi per ottenere questo vestito che è sicuramente molto più attuale. Diego, ma è necessario che la stoffa che utilizziamo di partenza sia in perfetto stato? Assolutamente sia un po' lisa, no. Noi andiamo proprio a utilizzare, per esempio, in questo caso era rovinato su un fianco perché era stato usato come cappottone molto ampio. E cosa siamo riusciti a fare? Siamo riusciti, tagliando qui, a eliminare la parte rovinata. Quindi, per esempio, proprio questo è il bello, se abbiamo una parte che non va bene, noi andiamo a lavorare per cercare di ottenere, utilizzare meglio, come se fosse nuovo, e quindi non buttarlo. Non si vede neanche. No. Senti Giulia, abbiamo detto che tu sei cresciuto a Roma, però sbirciando i nonni materni. Lui a Roma andava in vacanza a Tivoli e anche lui rubava con gli occhi alla nonna materna, ma voi due come vi siete incontrati? Allora, casualmente, dopo che io ho preso la grande decisione di non seguire gli studi, ma di seguire la mia passione, che era quella della sartoria, appunto, e dal Veneto, dove vivevo al tempo, mi sono ritrasferita a Roma e casualmente ho digitato proprio su internet Sartorie Roma, è capitata l'Eco Sartoria come prima scelta e l'ho chiamato e mi ha detto se potevamo incontrarci per una collaborazione. Appena l'hai vista lavorare alle prese con la rivisitazione dei vestiti, ti sei innamorato? Assolutamente sì. Diego, perché insomma la Sartoria Eco Sartoria a filo d'arte ha proprio questo compito anche, riportare insomma alla vita i vecchi capi, capi di qualità, ma anche perché tu hai fatto delle considerazioni sull'impatto che queste cose hanno sull'ambiente. È vero che i vestiti inquinano più del petrolio? Assolutamente sì, sono non sono i dati precisi, ma so che ci sono milioni e milioni di euro buttati ogni anno solo per il riciclaggio. E ci sono delle aziende che stanno adesso nascendo proprio per questo motivo, per riciclare e trasformare in valore quello che noi invece andiamo a buttare continuamente. Vi ricordate i vecchi scatoloni in cui mettevamo tutti i vestiti buttati? Quelli lì poi sono stati, c'è stato anche dei circoli strani. C'è stato uno scambio. Esattamente, senza entrare nel merito. Però ecco, noi possiamo utilizzare i nostri semplici abiti e riutilizzarli e per noi anche per trasformarli in cose di valore. Quindi nel tempo permette di risparmiare, di utilizzare e avere più soldi da poter investire sul costo. Voi tutto questo lo fate veramente a 360 gradi, perché so che fate le consegne ai vostri clienti rigorosamente in bicicletta. Assolutamente, assolutamente. Sì. In quanto ecologici, siamo ecologici al 100%. Sì. Sono dalle parti del centro, ma con le biciclette vi avventurate anche oltre il centro di Roma? Beh, è capitato di andare nella zona della Colla di Rienzo, nella zona dei Barberini. Ovviamente più in là, troppo più in là non si può, anche perché ci sono delle consegne che vanno fatte in maniera urgente, quindi abbiamo necessità di arrivare in tempi più o meno quelle, brevi. E poi anche a Roma non c'è molta sussistenza per le biciclette. Diciamo che a Roma fanno il più possibile. Esatto. Ma chi è il cliente tipo? Chi viene ad affidarvi una giacca, un vecchio cappotto e vi chiede di dargli vita? Beh, allora, abbiamo veramente una clientela che è veramente molto mista, quindi va dalla ragazza di 18 anni che ha comprato un jeans e a cui deve rifare l'orlo, alla signora, come ecco in questo caso, per esempio, questo è molto simile ad un capo che ci ha portato una nostra cliente di circa 60-70 anni che voleva rifare un capo su misura, portandoci un vecchio modello, che è molto simile poi in realtà a questo, quindi è una clientela vastissima. Concludendo, diciamo, qui l'abbiamo capito, possiamo lavorare sul colletto. Che cos'altro potremmo fare per reinventarlo? Possiamo anche lavorare sui bottoni? Assolutamente sì. Possiamo cambiare i bottoni, possiamo rendere, potremmo per esempio... Però questi sono belli, non sono male questi. Sì, questi sono belli. Sì. Abbiamo già rimessi noi in realtà, questi qui non erano i bottoni originali. È una semilavorazione. Ecco, perché questi sono bottoni belli proprio. Esattamente. Poi è carino. Potremmo per esempio trasformare come questo qui il petto e renderlo così, senza bottoni, magari a baciare, e quindi andiamo a ottenere un effetto dei tessuti, a stringere così, e quindi si modernizza praticamente tutto. Esattamente sì, possiamo fare praticamente di tutto. Immaginate, come una tavolozza bianca, noi andiamo a dipingere. Cioè, avete capito? Un vestito, un camicione nel nostro armadio, affidato in mani esperte, ma anche cercando di carpire un po' di quello che ci hanno detto. Io già immagino, voi siete brave, lo so, si può fare qualcosa e possiamo decidere di non buttarlo, e quindi contribuiamo molto alla sostenibilità del pianeta. Diciamo che c'è tutto un modo. Prima mi ha detto la nostra Giulia, sono ottimista nei confronti del futuro, perché so che insomma tanto si sta muovendo, tanti ragazzi utilizzano veramente dei tessuti incredibili e insomma succedono delle cose. Sì. Tanto è vero che adesso vogliamo raccontarvi, mostrarvi un'altra storia, quella di un'avvocatessa di successo che un giorno ha avuto una sorta di folgorazione. Anche lei ha detto: voglio avere in mano ago e filo. Si è tolta la toga e insomma
comincia a fare una piccola rivoluzione, la sua sartoria si chiama Sovversiva. Famiglia, ho visto sempre le mie nonne, la mia mamma, tutte che facevano attività molto manuali, molto creative. E, però, come penso molti, ho seguito un percorso un po' dettato anche da quello che gli altri un po' si aspettavano da me. Mi sono iscritta a giurisprudenza, ho fatto l'università, tra l'altro in corso in pochissimo tempo, e ho lavorato per diversi anni sempre a Ferrara, nel diritto civile, penale e poi bancario. E a un certo punto mi sono accorta che questa vita, questa strada mi era molto stretta, che non rispecchiava la mia personalità, che comunque quello che stavo facendo non ero io. E quindi mi sono data una possibilità. Cui ho deciso di iniziare questo percorso è stato un dettaglio, come spesso accade. Cercavo una gonna a ruota che all'epoca non andava di moda e quindi era impossibile da trovare in qualsiasi negozio, e quindi mi sono messa in testa di farmela io questa gonna a ruota, e da lì è nata appunto l'idea di fare questo corso di moda che mi ha portato appunto a imparare anche tutto il resto. E dopodiché ho iniziato a fare molta sartoria su misura, quindi adesso sto facendo il periodo di cerimonie, sto facendo molte cose per cerimonie, per le damigelle, per tutte le cose che appunto riguardano la sartoria classica. Accanto a questo però faccio accessori, capi anche molto personalizzati, personalizzabili, faccio refashion, faccio appunto trasformazioni degli abiti, quindi nuova vita anche agli abiti. Guarda, è una grande felicità poter contare su di lei, su Sara, su un'amica sarta, nei momenti di bisogno. Ti dico, mi è capitato a maggio, avevo una fiera importante per il lavoro, ero disperata perché non sapevo cosa mettermi e mi ha salvato la vita con uno dei suoi abiti che ho messo più giorni. E adesso che ha un po' ingranato e sta facendo una cosa che veramente le piace, la vedo molto più felice rispetto a quando magari aveva una posizione più sicura, però che non faceva per lei, una vita che non faceva per lei, quindi in bocca al lupo. In un certo senso serve coraggio, però serve anche molto coraggio a continuare a fare le cose che non ti piacciono e fartele andare bene. Quindi diciamo che il coraggio che serve è quello di avere la capacità e la voglia di guardarsi dentro e di anche rendersi conto e accettare che si può cambiare. Ci sono piaciute molto le cose che ci ha detto sul coraggio anche di prendere in mano la vita e di cambiare quello che non va, che poi è un po' quello che hai fatto tu, Diego, perché insomma un po' è la tua storia. Un pochettino cambiare, esatto. Adesso però cambiamo un po' l'aspetto a un vecchio giaccone. Spiegaci che cosa possiamo fare, come ce lo possiamo reinventare. Esatto. Allora, questo qui abbiamo un giaccone qui che è realizzato, poi vi vengo a spiegare come, con un copriletto in realtà. È stato un copriletto prima tagliato, utilizzato le parti migliori, come dicevamo prima, quindi andato a togliere la parte rovinata perché la tela era già stata usata, l'abbiamo trasformato in questo qui. Volevo farvi vedere, per prendere un esempio, questo qui per esempio, che è una giacca, come abbiamo costruito poi quello lì. E quindi da qui possiamo vedere come all'interno abbiamo tutto tagliato. Tutto già imbastita. Tutto già imbastita perché è in lavorazione, l'abbiamo appena iniziata questa qui. Abbiamo messo tutta la tela cammello all'interno per rinforzare il petto. Abbiamo tolto tutte le parti che poi erano quelle lise, che magari negli angoli il copripiumone va a toccare terra e quindi si rovina un pochettino, l'abbiamo tolto e l'abbiamo mangiato. L'abbiamo reso un taglio corretto come a piombo del petto e l'abbiamo lavorato così. Qualsiasi stoffa può essere destinata a una vita nuova o è preferibile lavorare diciamo con stoffe, per esempio vorrei chiederti se il velluto, la lana, la seta. Ci sono, entriamo qua chiaramente in un discorso un pochino tecnico. Il velluto, se non è molto rovinato, si può lavorare tranquillamente.
Il problema è che il velluto è, insieme alla seta, per esempio, una stoffa particolarmente complicata da gestire. Scivoloso. Sì, è un pesce praticamente, come un pesce che si muove, sguiscia via. Quindi da preferire il cotone sostanzialmente. Si può fare tutto, però chiaramente con il cotone e la lana sono stoffe più versatili, quindi si può veramente realizzare con queste due tipi di stoffe la stessa cosa. Sì. Con il velluto, spesso per esempio il velluto si usa per fare degli inserti piuttosto che realizzare... può rendere più bello il capo, ci esatto. si può sbizzarrire con delle esatto. dei disegni. Esatto, piuttosto che farlo interamente esatto. in velluto, magari si appesantisce e si esatto. rende un pochino... Allora, io adesso ho capito che, insomma, con una giacca si fa, può fare veramente tantissimo, può diventare anche un gilet, immagino, si può si togliere, sì, aggiungere, sì. e però si può fare molto anche con proprio quei vecchi jeans che neanche con 300 buchi possiamo più indossare, sì. perché il jeans... voi ci fate parecchio, ci avete portato qui delle sì. borse. Sì. sì, abbiamo portato qualche cosa da farvi vedere, perché il jeans... noi lo amiamo particolarmente come stoffa perché è veramente versatile. Quello che facciamo noi, chiaramente noi facciamo ogni giorno dai 20 ai 30 orli di jeans al giorno e spesso non buttiamo i resti proprio perché in realtà i resti dei pantaloni sono, diciamo... ci si può fare qualsiasi cosa, quindi per esempio aggiungere. Si possono aggiungere, si possono fanno dei patchwork esatto, come diciamo questa per esempio è una borsa che noi abbiamo realizzato mettendo insieme vari diciamo pezzettini, colori diversi, esatto. Anche immagino stoffe di consistenza diversa. Diego, interrompo un attimo Giulia, perché prima sì. l'ex avvocatessa diceva ci vuole coraggio anche a fare una vita che senti che ti va stretta, mentre invece quando assecondi le tue passioni vai molto lontano. Io so che tu desideravi anche che qui dentro, nel laboratorio, a Filo d'Arte, ci fosse una leggerezza, una gioia tra tutti i lavoranti. Sì. Quanti siete? È vero che c'è questa atmosfera? Sì. Chiedo conferma anche sì, ti confermo, a lei. È vero. Il motivo per cui mi sono fermata alla fine in sartoria è proprio questo, perché la prima cosa che mi ha colpito è stata proprio la dimensione di grande serenità e gioia all'interno di un ambiente di lavoro che non è facile oggi come oggi trovare. E oramai è diventata la mia famiglia. Quanti siamo siete? 7-8, dipende 7, dalle 8. Giornate. Tutti giovani? No, assolutamente, abbiamo delle persone quelle grandi, sarti anche di 60. Bello, quindi anni. Anche uno scambio generazionale. Facci vedere come si fa questa borsa. Cioè, allora, dacci due dritte. Innanzitutto non buttate i jeans, questa è la prima cosa. L'abbiamo detto, non li buttate questi jeans. Non penso proprio. Ecco, questo per esempio è la gamba di un pantalone che capita molto spesso, magari che non si usa più. Il pantalone intendo, chiaramente si può aprire andando a lavorare sulle cuciture interne, spesso c'è una cucitura che si chiama catenella che si sfila velocemente, mm-hmm. poi la taglia e cuci che è un pochino più difficile ma con un po' di pazienza si fa anche ci questo, si apre e poi a seconda di quello che uno vuole realizzare, magari inizialmente si può fare un piccolo disegno per capire la grandezza, la dimensione eccetera. E si tagliano vari pezzetti. E poi? Tagliando vari pezzetti si cuciono con una delle macchine, diciamo, spesso a disposizione si hanno quelle macchine un La pochino macchina, più... La macchina, diciamo, per cucire è fondamentale. È difficile che vengano fatte ecco, a mano questi questo, lavori? No, questo no, è impossibile questo farlo a mano e soprattutto le macchine da casa spesso sono un po'... L'unico problema del jeans è proprio questo, che è un tessuto abbastanza duro. Quindi per far passare il filo... È un pochino... Ci vogliono degli aghi particolari che sono molto grossi, sono in genere... vanno a numeri, quindi vanno da 100-120. Quindi ci vogliono dei modelli, dei cose particolari, insomma, macchine, adatti, più resistenti. Sì. macchine resistenti, quasi professionali. Però diciamo. Si può fare, con un po' di pazienza si può fare anche ce la possiamo sì, fare. Assolutamente. Loro ci incoraggiano molto. No, no, certo. È una cosa molto divertente. Si mettono insieme vari pezzettini, spesso dritto contro dritto, e poi si aprono, si fanno queste si chiamano impunture esterne che vengono fatte con il cordonetto, che è un filo un pochino più duro. E poi si cuce tutta quanta la borsa insieme, quindi spesso si parte dal pannello davanti, il pannello dell'altra parte di fronte, i lati se si vogliono fare i lati, i manici ci si può sbizzarrire facendoli di jeans o di un altro tessuto. Può essere anche fatto di cuoio. Può essere fatto di qualsiasi cosa. Si può fare di tutto, largo alla fantasia. Esatto. Io vorrei che Giulia condividesse una sorta di piccolo scoop. Sì. Con noi perché ha detto ci sono tanti giovani che stanno facendo questo sì. contro lo spreco che recuperano sì. però il futuro sta cominciando ad andare in questa direzione anche con sì. le tecnologie nuove assolutamente sta per arrivare un tessuto che si autorigenera. Che significa si autorigenera? Nel cioè senso se c'è che... un buco il tessuto lo ripara da assolutamente solo? Assolutamente sì mi sto informando e non è ancora facilmente reperibile perché lo stanno testando credo proprio questi mesi e quindi non è ancora in commercio però ci sono dei tessuti sulle tecnologie diciamo nel mondo della moda
veramente stanno facendo una rivoluzione, per cui è interessantissimo scoprire che cosa ci riserva il futuro. Diego, in conclusione, siamo partiti onorando veramente quello che le nonne vi hanno trasmesso. È vero che quando tu vai a Tivoli e la nonna c'è ancora, le racconti quello che combini oggi nel tuo laboratorio, la nonna è felice come se ci fosse lei lì dentro? Assolutamente sì, mia nonna è proprio così, è entusiasta come persona e mi ha trasmesso questo entusiasmo. E vederla lavorare, quando gli dico: guarda nonna, questa sarta mi ha fatto questa cosa, perché quello lo so io come si fa, perché deve prendere il pezzo così e metterlo così, va bene. Come si chiama la nonna? Silvia. Vi sta vedendo? Sì, salutiamo nonna Silvia con un bel applauso. Ciao nonna. Allora, grazie per quello che ha trasmesso a sua nipote. Allora, io ringrazio tantissimo Giulia Amendola e Diego Burroni, tutto lo staff dell'Eco Sartoria a Filo d'Arte. Grazie davvero, perché siamo stati con noi. E adesso Massimiliano sta per accogliere nel nostro studio una grande attrice che ha diviso il palcoscenico con i più grandi, allieva di Streller. Io sono particolarmente felice che oggi sia qui, perché insieme abbiamo fatto uno dei miei primi programmi televisivi diversi anni fa. Dunque, tra poco, qui con Massimiliano, Pamela Villoresi. Chi ama l'arte non può non amare Pamela Villoresi. Grazie di essere con noi questo pomeriggio. Grazie. Papà toscano, mamma originaria della Germania. Lei al teatro, sul palco, ci arriva subito? Ma io ci arrivo proprio dalle suore, veramente, perché ho fatto l'asilo e le elementari dalle suore carmelitane a Prato, all'Istituto San Giuseppe, e facevamo sempre le recite e mi affidavano sempre la parte della protagonista. Quindi... E di lì ho cominciato. Poi dopo le medie volevo andare all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, ma ero piccina, avevo 13 anni e mezzo. E allora i miei mi dissero: via, prendi una scuola, ragioneria, perché a Prato si commercia in stoffe, chi è che non lo sa, in tessuti, anche mio papà. E invece aprirono al Teatro Metastasio un teatro studio dove dalla mia scuola, pensate, andammo io, Roberto Benigni, che era all'ultimo anno, e quindi siamo molto riconoscenti. Una bella selezione, diciamo così. Ma chissà se avremmo poi fatto questo mestiere se non avessimo avuto l'occasione, quest'occasione. Per cui è sempre importante quello che si fa per i giovani, per i ragazzi, portarli a teatro, i corsi di arte. Poi parleremo dei talenti, perché io so che su questo lei è un po' arrabbiata, no? Oggigiorno, la mancanza, non di talenti, ma la mancanza della possibilità, no, da parte dell'investimento di chi sui giovani. Talento ne sì. ha di poter arrivare. Sì. E su di lei però ha investito un grande Streller. Sì, io Per lei che cos'è stato? Un maestro? Un secondo padre? È stato sicuramente un maestro, però è stato il mio padre teatrale, ma per me il teatro è stata una parte di vita, quindi sì, un secondo padre. Lui mi riteneva un po' una figlia, con tutte le arrabbiature del caso, perché io poi non volevo lavorare solo con lui, era facile essere bravi con lui. Io mi volevo sperimentare anche al di fuori di lui, con altri registi, e lui mi diceva che era una lurida traditrice. No, proprio così, proprio così. Sì, sì. Te, traditrice, vieni qua. Cavallo di razza, no, mi ha scritto delle cose bellissime. Mi ricordo al debutto del Campiello, io avevo 18 anni freschi, lui mi scrisse il primo dei grandi biglietti che mi ha scritto: talento naturale prediletto, un augurio a te per un successo e una carriera che ti meriti. Ma che bello, sì, eh? Sì, che bello. Ed è bello che lei lo ricordi ancora oggi, ci sono passati tanti anni da allora, no? Ma è come, non so, un pittore che è capitato nella bottega di Leonardo, come si fa, cioè, voglio dire... Dopo di lui ci sono state tante belle cose, però insomma lì eravamo in paradiso. Posso chiedere che cosa le ha insegnato Streller? La cosa principale. Allora, ad amare questo lavoro, a sentire la responsabilità, perché noi
voglio dire, siamo degli operatori culturali, una persona che viene a teatro si annoia, si disturba, tu gli hai fatto un danno per tutta la vita. Invece se tu sai porgere, sai fare l'interprete, cioè sai decodificare un testo teatrale, un testo poetico e lo rendi bello, fruibile alla gente, gli offri un'occasione di poesia e di riflessione, tu gli hai fatto un dono enorme. E poi lui non lasciava niente al caso, lui era uno studioso, uno staccanovista, ci ha insegnato su ogni testo a studiare l'autore, a capire perché ha scritto il testo, per il perché dei personaggi, e poi a lasciarsi andare al gioco del teatro, che è proprio un gioco di sensazioni, di istinto, quindi era la totalità. Per cui anche una luce, se è sbagliata, ti dà fastidio. Io i primi tempi che non lavoravo con lui ho avuto grossi problemi, perché una luce sbagliata, una musica sbagliata mi portava in un'emozione sbagliata, e io ero abituata a essere così sensibile che ho avuto delle esperienze difficili uscendo dal piccolo. Poi mi ci sono abituata, sono diventata, mi sono fatta, come dire, una bella corazza. Sì. Lei, talento naturale, per usare le parole di Strehler, alla fine ha lavorato con mostri sacri, no? Come Manfredi, Gassman. Questa è una domanda a tradimento, glielo dico subito. Sì, sì. Il suo preferito? Dopo Strehler, Nino Manfredi. Sì, e ne parlo con commozione, è stato un grande. Abbiamo fatto un film, Il giocattolo, insieme, e soprattutto abbiamo fatto uno spettacolo, Gente di facili costumi, che lui aveva scritto, di cui era regista e cointerprete con me, per cui è vero che doveva curarmi, perché se fallivo io, cioè lui falliva tre volte come attore, come collega, come regista e come autore. Ma la generosità nell'insegnarmi i tempi della comicità è stata tale che ancora oggi sono legatissima sia a Erminia Manfredi, la sua grande, grande moglie, e a tutta la sua famiglia, perché è stato anche lui veramente un bellissimo compagno di viaggio. E poi c'è la sua vita privata, no? Poi mi spiegherà come ha reso compatibile una vita da teatro, da spettacolo, con la vita privata. Ci vuole anche lì un grande talento. Allora, salti mortali, però ovviamente sentendomi sempre in colpa quando lavoravo e sempre in colpa quando ero a casa, cioè questo stava a sentire, rimproverata dal mondo del teatro, dice ma stai sempre coi figli, no? E dai figli ci stai sempre via, e vabbè, questo è il destino. L'amaro destino. Tre figli. Adesso una nipotina, ne parleremo, sì, della nipotina. Sì, già vedo, sono, che le brillano gli occhi. Sì, sono una pozza di nonna, sono squagliata sotto mia nipote. E un marito scomparso prematuramente nel 1999, Cristiano Pogani, direttore della fotografia. Lei scrive delle cose bellissime sull'amore e anche sul dolore. Che cosa sono? Beh, l'amore e il dolore sono la vita, perché no, è quello che accompagna tutta la nostra vita. Anche il nostro lavoro, se è per amore, è un lavoro fatto meglio, che ci rende più felici, ma che rende anche più felici chi ci ascolta, come diceva Gibran, no? Tu sei un calzolaio, fai i sandali come se dovesse indossarli il tuo amato, cucina quel piatto come se dovesse mangiarlo il tuo amato, no? E poi perché l'amore ci lega alle persone, non solo ai nostri genitori, a chi ci ha preceduto, ma a chi scegliamo nella vita, e poi a chi chiamiamo ad esistere, che sono i nostri figli, grande responsabilità. Per cui l'amore è veramente la ruota che muove il mondo. Anche sui figli ho letto che lei ama dire una cosa che secondo me è la più giusta: attenzione, i figli non ci appartengono. No, e non dobbiamo pretendere che ci assomiglino, che facciano le cose che noi vogliamo. Noi dobbiamo, anzi dovremmo, essere così bravi da individuare il talento che hanno i figli, proteggerlo anche contro le nostre idee diverse, e fare in modo che un figlio possa sviluppare il suo proprio talento, che magari è quello di vivere una vita molto normale, che anche di non fare grandi carriere, anche, come dire, delle cose più in penombra, che sono altrettanto importanti nel mondo. Noi dobbiamo accettare quello che un figlio è,
Assolutamente, certo, dargli i nostri strumenti, soprattutto, voglio dire, fornirgli gli strumenti della nostra etica, ecco, passare la nostra etica. Io quello che ho sempre voluto è che fossero delle persone per bene e che fossero sereni. C'è un detto siciliano bellissimo che dice: nella vita lascia sciauro, vuol dire lascia profumo al tuo passaggio, no? Lascia profumo. E quindi se noi nella nostra vita lasciamo profumo al di là di quello che facciamo... Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Io credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo parlato della morte di suo marito, del dolore che ovviamente ne è scaturito, ma poi la vita riserva sorprese, perché lei si trova all'aeroporto di Parigi un giorno e incontra una persona che conosceva da tempo. Conosce lo psichiatra, incontra lo psichiatra Raffaele Bracalenti. Non è andata così? Sì, ma è una storia finita da molti anni. E non ne vogliamo parlare. Non fu un incontro felice, non diciamo. Fu un incontro felice. Non troppo, no. E però è felice invece il rapporto con la sua nipotina, Nina. Sì, assolutamente. Ma perché la chiama la nonna squagliata? Io, perché quando sono con lei mi squaglio come un pezzo di burro, ecco. Per questo sono una pozza di nonna. Cioè sono... Lei mi può chiedere qualunque cosa. Comincia la giostra dalla mattina, andiamo al parco. No, completamente, non la debbo educare io, questa è la meraviglia di essere nonni, che non la debbo educare, quindi, no, anzi la debbo educare a essere una persona colta e quindi i libri, le storie che le racconto, ma l'amore per i posti, per i luoghi, per la grande occasione che è la vita, io la porto in giro per Roma e se mi interrompo per metterla su una giostra, lei mi fa: no nonna, bella Roma, perché io gli faccio sentire i mercati, faccio sentire i mandarini, guarda il pesce, senti i suoni, poi la porta al Gianicolo, dico: vedi tutte le case di Roma e i pappagalli e i parchi. E lei, allora quando andiamo alle giostre, mi fa: no nonna, bella Roma. E poi però con me si scatena anche la parte più selvatica, io sono selvatica, vado in canoa, va a nuoto, allora lei viene al parco, si infila dentro le fontane, si fradicia tutta, poi tutta molle, va in altalena col pannolino, nonna, Nina, din don dan, tutta nuda. I genitori sono contentissimi. Sì, poi c'ha due giorni di tosse, ma io non faccio il genitore, quindi non è un problema mio. La porto a casa, diciamo così, no? No, la porto a casa felice. Però, che conseguenze? Sì, sì. Infatti ogni tanto, siccome non abitano a Roma, lei pare che faccia la valigia, mette dentro due bavagli, due libri, e fa: Nina via. Dice: dove vai? Ciuf ciuf. Ma prendi il treno, ci. Ma dove vai? Nina Roma nonna Pam. È un amore reciproco. So che vorrebbe farla salire presto sul palco per farle fare l'attrice, eh? Certamente, per ora l'ho fatta salire in canoa. In canoa, per il momento. Però questo è un po' il suo sogno, no? Tutto sommato. Sì, sì, ce l'ho già portata sul palcoscenico, le piace. E adesso quando facciamo, non so, lei c'ha un piccolo pianoforte o cantiamo, mettiamo tutti i pupazzi che sono il pubblico e poi alla fine le batto le mani, allora lei sa già come inchinarsi. Perché stiamo, me l'ha visto fare. Sì, sì. La sua carriera è stata straordinaria, ha vinto tanti premi, due maschere d'oro, due grolle d'oro, due premi UBU, un premio alla carriera e uno per la pace, tantissimo, eh? E poi c'è stata ultimamente l'esperienza con Paolo Sorrentino. Sì. Sa che io lo conoscevo da quando era piccolo così. Davvero, Paolo? Siamo stati compagni alle medie. Ah. Lei l'ha conosciuto un po' più grande. Quindi è napoletano anche lei? Eh sì, è grave, no? No, no, è bello, è meraviglioso. È una ricchezza. Che considerazione ha di Paolo Sorrentino? Allora, a parte il grandissimo professionista e artista che è, ma io gli devo molto, perché io, a forza di fare teatro e di privilegiare le scelte teatrali a quelle cinematografiche, mi ero molto allontanata dal cinema. E quando quelle rare volte che ero libera, che mi chiamavano, io mi sentivo un pesce fuor d'acqua, mi stavo a sentire, non ero contenta di quello che facevo, cioè era diventato un mondo lontano. Io infatti ho detto: guarda Paolo, stammi dietro, perché io mi sento un po' insicura. Consiglio inutile, perché a lui non sfugge niente.
mi ha fatto tornare il piacere di girare al cinema, di recitare al cinema, tanto che adesso io sono in un anno sabbatico, non ho accettato tournée, sto facendo delle serate, però perché sto girando invece sceneggiati, film, e mi diverto, è la scoperta dei 60 anni. Fantastico. Veramente meraviglioso, gli devo molto. A Paolo non vedo l'ora di rilavorare con lui. Ha fatto il film giusto, vincitore del premio Oscar, quindi come dire, no? Abbiamo vinto, sì, come ritorno al cinema, diciamo, è stato fortunato. I giovani, lei parlava prima di sua nipote Nina, del desiderio di farle fare la carriera che ha fatto lei in qualche modo. Io so che è un po' arrabbiata, perché dice che la burocrazia, nel campo dello spettacolo, come in tanti altri campi, uccidono e soffocano un po' questi talenti. Sì, devo dire, io credo che da decenni il paese sia, come dire, amministrato, cioè si amministra il bene pubblico come se fosse un bene privato. Noi siamo in una dittatura parlamentare, non in una democrazia. In realtà, con tutto quello che paghiamo di tasse, eccetera, quante cose potremmo avere, ospedali, strade, finanziamento della cultura, se solo rubassero un po' meno. Ma se anche ci fossero i tempi. Per esempio, noi che amministriamo cultura, se fossero decise per tempo le cose, potremmo accedere ai fondi europei, ma in Europa si decide tutto 2 o 3 anni prima. Se a noi ci danno lo stanziamento pochi mesi prima dell'evento, noi non siamo più in grado di accedere ai fondi europei, per cui è così complicato. Io dirigevo questo festival, posso dire meraviglioso, divinamente Roma, e anche divinamente New York, un festival sulla spiritualità di tutto il mondo. Avevamo le code fuori del centinaia di persone che non riuscivano a entrare, l'unico del suo genere. Io mi sto arrendendo, ci ho perso soldi personali, fino all'ultimo non te li danno, non te li stanno. Io, cioè, poi ci guadagnavo io talmente poco, però facevo lavorare centinaia di persone. Mi sto arrendendo, non ci si può fare. Questo è veramente amareggiante. E immaginarsi giovani poi, e no? Per i giovani, intanto perché tutte le piccole imprese, mica solo io, decidono di non fare più niente, e questo vuol dire che non c'è lavoro e palestra per i giovani. E poi sui nuovi talenti. Io ho potuto fare l'attrice perché qualcuno si è preso la briga di fare un laboratorio, di far venire la gente a scuola. Io mi sento, quando mi chiamano in debito, mi sento di dover passare il testimone. Adesso abbiamo fatto un film Orecchie di Alessandra Ronadio, che è un giovanissimo regista. Bene, non c'erano soldi, c'era appena i soldi per la pellicola. L'abbiamo fatto tutti gratis. Milena Vukotic, Piera degli Esposti, Massimo Vermüller, Rocco Pappaleo. Siamo andati, infatti non lo chiamiamo un low budget, ma un love budget, perché l'abbiamo fatto per amore. E pensate che ora è da 3 settimane fuori su Roma, è stato invitato al Festival di New York, ha avuto un bellissimo successo, sta diventando un caso questo film in bianco e nero, e Piera degli Esposti ha detto, secondo me, la cosa più bella di questo film, che è: si merita il bianco e nero. Però questo è criminale, questo atteggiamento, no? Perché appunto soffocano la speranza, e questo assolutamente non va bene. Sì, perché chiudono le piccole imprese, chiudono le piccole compagnie, non si investe sui giovani, ma questi ragazzi come devono fare a far emergere? Perché un talento qualunque sia va allenato, va coltivato, non è che... Lei prima ha usato la parola spiritualità, perché io sono curioso che lei ci racconti un po' del suo rapporto con la fede. Io sono un po' spirito dipendente, nel senso che è una parte della mia vita molto impegnativa, che però della quale non posso fare a meno, che è la ricerca spirituale, non solo di tutti i nostri grandi mistici, lavoro che poi impegno che ho trasferito nel lavoro, perché ho rappresentato Caterina De Ricci, Santa Chiara, e
Teresa Davila per i 500 anni dalla sua nascita, uno spettacolo che è stato creato in collaborazione con i Carmelitani di Brescia, con il movimento ecumenico carmelitano. Per me è stata un'esperienza indimenticabile. Però mi piace fare meditazione, io ho partorito col canto carnatico, ho seguito anche dei gruppi buddisti, mi piace, per questo ho pensato a un festival dove si potessero trovare attraverso i bravi artisti di tutto il mondo i punti in comune, non ciò che ci divide, che poi è una cosa che ci ha insegnato anche Giovanni Paolo II, trovare la comunione, trovare i punti in comune, era questo che voleva fare il festival. E dove se non a Roma, che è il palcoscenico, la città culla della spiritualità del mondo. Abbiamo parlato di orecchie prima, io però le chiedo i prossimi progetti. Quest'estate siamo un po' impegnati, no? Ho delle serate, sì, sono serate, vabbè, sulle mitiche donne, le donne del mito, sarò a Corinaldo vicino Ancona il 14 luglio. Poi il 24 luglio e il 31 luglio sono due lunedì al Globe Theatre, sapete che è il teatro costruito qui a Villa Borghese a Roma come quello di Shakespeare. Farò Shakespeare in canto, cioè i più bei monologhi di Shakespeare, con le musiche autentiche che Shakespeare aveva commissionato e utilizzato per quegli stessi spettacoli, eseguite dal gruppo di musica antica Giordano Antonelli, con gli strumenti originali come il salterio eccetera, ricostruiti da grandi liutai. Insomma, una regia Francesco da non perdere, da non perdere, perché è veramente 24 e 31 luglio al Globe. Grazie a Pamela Viloresi e grazie a voi. Subito dopo la pubblicità, Gabriella vi porterà in un viaggio, pensate un po', tra le campane d'Italia. Ci svelerà, a proposito, la spiritualità e la tradizione che si nasconde dietro ogni rintocco. Qui a Siamo Noi, tra pochissimo. Bentornati a Siamo Noi. A proposito delle campane che tutti amiamo, San Giovanni Paolo II disse una cosa molto bella. È una bella cosa, appunto, ascoltare il suono delle campane che cantano la gloria del Signore da parte di tutte le creature. Ciascuno di noi porta in sé una campana molto sensibile. Questa campana si chiama cuore. Questo cuore suona. E mi auguro che il vostro cuore suoni sempre delle belle melodie. Era il 1998 a Roma, nella parrocchia di Nostra Signora del Rosario. E noi oggi proveremo a capire non solo perché le amiamo così tanto e sono così importanti le campane, ma anche come si arriva, come nasce la campana. Allora do il benvenuto agli ospiti che ci guidano in questo viaggio particolare, singolare. Don Emanuele Cuccarollo, ben arrivato, parroco di Lisiera, frazione del comune di Bolzano Vicentino, siamo in provincia di Vicenza, e anche il direttore di Radio Oreb, che fa parte del nostro network Radio in Blu, ed è curatore di un saggio illuminante sul tema Come e più di una predica le campane, sottotitolo Meditazioni sparse sul significato spirituale della campane. Ben arrivato. Grazie. E ben arrivato anche Emanuele Allanconi, che con questo cognome ci riporta alla dinastia delle campane, a una famiglia, insomma, a una storica fonderia, che è appunto quella Allanconi, che da nord, da tanti anni, da tante generazioni, produce campane che poi si vendono un po' in tutto il mondo. E tra poco vi porteremo anche a conoscere una delle ultime campanare, perché, come ci dirà Don Emanuele, questo mestiere resiste, e questa signora, che ha più di 80 anni, insomma, continua a suonarle personalmente, manualmente, a fare quello che faceva il suo papà. Allora, Don Emanuele, io parto da lei per capire quando inizia la storia delle campane, insomma, come si arriva alla campana? La storia è antichissima, abbiamo delle testimonianze che risalgono alla preistoria. Come la conosciamo adesso, si è sviluppata in Cina la campana. In Cina, quindi sì. Non è un primato nostro, no, Italia. È orientale.
però col battacchio interno si dice che sia stata inventata da San Paolino da Nola nel V secolo d.C. Quindi come 400, la vediamo adesso. Sì. Così come la vediamo adesso. Ma perché all'inizio aveva questo nome diverso? Signo la chiamavano? Sì, signum, proprio perché aveva un valore sacro e simbolico, richiamando di fatto la voce di Dio, che richiama i suoi fedeli al rito sacro oppure anche alla preghiera quotidiana. Ecco, perché tradizionalmente la campana quante volte suona? 3 volte al giorno, e per indicare l'Ave Maria si diceva anche, no? Quindi il momento in cui le persone erano chiamate a iniziare la giornata, poi a mezzogiorno con il pranzo. Ancora adesso ci sono delle signore nella mia parrocchia che buttano la pasta quando suona la campana. Quindi si sincronizzano, sì, anche la vita quotidiana. Poi la sera, l'Ave Maria della sera, che chiama tutti al rientro in casa. Nel mondo contadino era un orologio la campana, quindi aiutava le persone anche a orientarsi nell'arco di una giornata. Perché questa è una funzione importante della campana, cioè la campana anche per i villaggi, per i paesi, sottolineava e anche accompagnava dei momenti anche di difficoltà, di pericolo. Con la campana si annunciavano le pestilenze, le carestie, l'arrivo del nemico. Senz'altro. C'era questo detto nella prima guerra mondiale: campana a terra, perduta la guerra. Sì, anche perché le campane furono utilizzate sia nella prima che nella seconda guerra mondiale per fondere i cannoni, quindi vennero tirate giù in alcuni campanili. Per esempio nella mia parrocchia ne rimase una. E poi lo Stato restituì il bronzo che venne fatto fondere per rifare le campane. Però, di fatto, quando le campane venivano staccate dai campanili era un brutto segno, iniziava la guerra. Don Emanuele ha fatto riferimento al bronzo, ma la faccenda non è proprio così semplice. Ci sono ben altri materiali intorno alla campana, e lo sa benissimo il nostro Emanuele Allanconi, perché rappresenta questa famiglia storica. Tutto inizia con nonno Angelo. Siamo, se non sbaglio, nel 1915. Esatto, sì, nonno nasce nel 1915. Dove siamo anche geograficamente? Siamo a Crema, vicino 40 km da Milano. E quindi col nome Allanconi dà il via alla fonderia proprio nonno Angelo, nel senso lui ha imparato da piccolo da una famiglia di Crema. A Crema ci sono sempre state fonderie di campane, quindi ha proprio una tradizione di Crema legata al territorio, legata alla sua terra. Infatti noi per realizzare le campane ancora lavoriamo tradizionalmente con l'argilla. Quindi nonno era andato a fare il piccolo in una fonderia cremasca, partito per la guerra, è ritornato, ha fatto il capo operaio in questa fonderia, si è occupato delle rifusioni del dopoguerra, quindi di tutto questo imponente lavoro, e il maestro da cui ha imparato ha avuto 3 figlie. Nel primo dopoguerra 3 ragazze non facevano un lavoro di fonderia, quindi una ha fatto la maestra, si sono sposate, hanno fatto altri lavori. E il nonno invece ha ripreso? Il nonno ha ripreso, ha continuato, perché il suo maestro ha creato la sua fonderia, esatto. Che si è fatta apprezzare, conoscere. Nel frattempo sì, aveva impreso davvero tutto quello che c'era da sapere sulle campane. Nonno doveva essere formidabile, perché è riuscito a convincere tutti e 3 i suoi figli, Ottavio, Pietro e Giordano, a continuare in quel lavoro. Sì. Ma soprattutto doveva essere formidabile perché ha convinto, ha entusiasmato un ragazzo giovane come lei, che faceva altro, no? Studiava, sì, altro. Nella, esatto, vita. Farmacia. Studiava farmacia. Esatto. Che non c'entra niente. Che non c'entra niente, perché mio padre è farmacista. Quindi, nel senso, io ero convinto di avere un futuro da dottore. Ma è un lavoro, secondo me, incredibile questo, perché alla fine parti da elementi semplicissimi: acqua, creta, cera delle api, tutti elementi, 7-8 elementi naturali, e finisce a creare quello che è uno strumento musicale e un oggetto d'arte sacra. Ecco, perché il suono è molto importante, e tra poco ci racconterà come arriviamo nelle varie fasi della nascita della campana a un suono limpido, proprio cristallino, anche con le nuove tecnologie. Però io vorrei riportarla indietro a cuore, a bambino, quando era bambino, che andava non solo a sbirciare, ma chiedeva: nonno, fammi fare qualcosa. E il nonno qualcosa le faceva fare, ma non proprio costruire le campane. Assolutamente, quando proprio da bambino, 4-5 anni, quando adesso giochi in fonderia. Adesso stiamo vedendo un'immagine molto bella, lei sta proprio bello sistemato sopra una campana, adesso sì, la regia ce la fa vedere. Eccolo, eccolo, seduto nel miglior posto possibile. Lei andava lì dentro e...
E ovviamente per me era un gioco, perché da bambino, comunque, dopo immagino che si vedranno le fotografie, vengono tutti realizzati in Creta. Quindi si lavora con questo materiale, ci puoi fare dalle formine, cioè proprio mettere le mani in un materiale con cui puoi creare qualsiasi cosa. Quindi nel senso inizi a prendere, cioè ti appassioni a questo mestiere, perché comunque vedi che con quello che sai fare, con le conoscenze che ti hanno insegnato, arrivi a creare qualcosa partendo dal nulla. Tra poco ci racconterà come si crea, come nasce la campana. Però ecco, Don Emanuele, la campana chi la consacra? Chi la consacrava? Adesso non c'è più questa ritualità della consacrazione, anche se ci sono altre ritualità legate alla campana. Prima ne parlavamo a pranzo anche con Emanuele. E una volta veniva addirittura consacrata con l'olio sacro la campana, quasi fosse un essere vivente. Come si faceva con l'altare della chiesa, per esempio, con la chiesa stessa, anche la campana, così come i sacerdoti vengono unti col crisma, no? Il giorno dell'ordinazione, anche la campana veniva unta come fosse un essere vivente. Questo già fa capire quale importanza quella voce. Ora sto per chiedere il campanaro, però mi è rimasto impresso un po' quel titolo, come più di una predica. Come sarebbe a dire che la campana è più di una predica? Sì, perché la campana, è, in quanto voce di Dio, racchiude questo richiamo che è anche musica, no? Qualcuno diceva che chi canta prega due volte, no? E quindi anche il suono della campana che richiama la gente, ma con un suono dolce, musicale, no? Diventa una predica che convince, che abbraccia tutti, che raggiunge tutti, che è capace di accogliere tutti col suo suono. Oggi purtroppo ci sono in giro troppe campane meccanizzate e il lavoro, il mestiere antico del campanaro è un mestiere un po' sulla via dell'estinzione, ma resiste anche, chissà che non abbia un futuro diverso. Che funzione aveva il campanaro in una comunità? Era molto importante. Anche per dare delle informazioni nel corso della giornata o delle settimane. Per esempio, quando nasceva un bambino si suonavano le campane a festa e la gente riconosceva, perché non aveva senso che durante la settimana venissero suonate le campane a festa. O con il morto, addirittura c'erano dei tocchi diversi se era un uomo o una donna, in modo che la gente potesse capire. Quindi era una vera e propria arte. Io ho provato anche a ripristinarlo questo, ma c'erano le donne che si offendevano perché avevano un tocco solo invece di due. Allora ci ha provato, ma insomma, sì, poi l'hanno scoraggiata. Sono quando muore una persona, suono la campana con la corda. In modo diverso con la corda? Sì. Per segnalare la sua segnalare comunità. La morte di una persona, e la gente poi mi telefona per sapere chi è. Per mantenere questa tradizione che unisce un popolo, tutta diciamo. La comunità unisce. Sì. Poi sentiremo che cosa si sta inventando il nostro Emanuele anche in prossimità dell'estate. Ma adesso io voglio mostrarvi, anzi lo ha fatto, l'ha incontrata la nostra Caterina Dall'Olio, una signora che si chiama Maria Pia Bosotti, è conosciuta da tutti, siamo in un paesino sul Lago Maggiore, a Premeno, come la campanara del luogo. Insomma, la signora resiste e vedrete come resiste. Mentre si suona anche il fisico, fai muscoli. Quando si comincia a farle andare vanno da sole dopo, eh. Prima facevo meno fatica perché ero più giovane, eh. Però a 80 anni, va là, si può essere ancora contenti, no? Guardi, ormai ho fatto l'abitudine all'orecchio, mentre invece all'inizio il compito più pesante per me è stato il funerale, perché non sapevo memorizzare, come dice lei, il suono. E sa cosa facevo? Avevo 5 sassolini qui sulla scala e ogni giro di campana che facevo tiravo via il sassolino per ricordarmi che ne avevo fatti 4, poi 3, poi 1 e poi 2. E poi dico la verità che ogni suonata è un sentimento, eh. Quando suono il matrimonio penso che è una bella festa, che vanno a sposarsi in chiesa, no? Quando suono i battesimi dico è una nascita. Anche quando suona per un morto, però ricorda la persona, almeno io. Ricordo la vita di quella persona, se la conosco bene, ricordo che magari è stata
le hanno suonato le campane quando è nata, quando è stata battezzata. E io faccio una strada di ricordi. Questo qui è l'orologio, che adesso va da solo, si carica da solo. Ma ai tempi il papà tutti i giorni doveva venire a caricare l'orologio, una volta al giorno, tutti i giorni. E doveva farlo manualmente, ed era una bella fatica. Questa è l'unica cosa. Poi il resto è ancora manuale. Sono più di 30 anni, però che abbiamo iniziato la mia famiglia a suonare dal 57 mio papà. Tutti i giorni io alle 8:30 suono la messa, tutti i giorni, la domenica invece alle 9:30 e a mezzogiorno tutti i giorni. Guarda, le dico la verità che ogni volta che suono, suono proprio con piacere. Bisogna legare le campane con le catene e poi suona solo il batacchio, la campana sta ferma e il batacchio suona. Poi sono arrivati i nipoti e via. E speriamo che vada avanti questa tradizione. All'Anconi, quello che è apparentemente è un viaggio all'indietro, verso il passato, in realtà insomma, è un cammino anche verso il futuro, perché grazie alle nuove tecnologie, alle stampanti 3D, agli scanner, si realizzano delle campane insomma, sempre più perfette, se è possibile. Allora, quali sono le fasi di costruzione? Allora, la prima fase è la progettazione. Questa ci permette di dare la forma alla campana e in base alla forma praticamente deriva il suono di ogni campana. Per fare una campana noi facciamo ancora degli stampi totalmente con elementi naturali, creta, crini di cavallo, piuttosto che cera d'api, esatto. Per fare una campana facciamo 3 stampi sovrapposti, uno sopra l'altro, come le matrioshke, quelle bamboline russe. Stessa cosa, noi facciamo 3 stampi a forma di campana, uno dentro l'altro. Una volta che li abbiamo fatti cuocere, li apriamo, togliamo lo stampo in mezzo e richiudiamo l'ultimo stampo sul primo. Dove c'era il secondo stampo è rimasta l'aria, è praticamente rimasta la forma vuota della campana. A quel punto lì si fa sciogliere il metallo nel forno, viene versato in questo stampo di creta e così si riforma la campana. Fatto questo c'è tutto il procedimento contrario, quindi rompere lo stampo di creta, la terra viene riciclata e riusata perché usando solo materiali naturali ricicliamo tutto al 100% e viene liberata la campana. Liberata la campana viene cesellata come se fosse una vera e propria scultura perché tutte le decorazioni, i fregi, tutto quello che c'è una campana viene realizzato a mano. Una volta fatto questo si testa il suono. Noi la tecnologia l'abbiamo inserita all'inizio nella progettazione che ormai viene fatto al computer e nel controllo della qualità del suono, perché ormai la campana viene intonata come se fosse un violino, un pianoforte. Ecco, ci sta descrivendo uno strumento musicale. È uno strumento musicale. Io ascoltandola sono veramente rapita. E ci diceva il nostro Don Emanuele, da noi insomma, ci sono più campane che campanili, meno spazio possibile, abbiamo inserito tantissime campane che suonano tutte insieme, ho capito bene? Sì, pochi anni fa per la verità, abbiamo voluto completare il concerto in modo tale da poter mettere anche un carillon che facesse delle piccole composizioni musicali e quindi abbiamo dovuto aggiungere una campana che tra l'altro mi fu regalata dagli alpini del paese, i quali mi chiesero di mettere nella campana il cappello degli alpini. Però io dissi, guardate, non si può mettere un simbolo profano sulla campana. E allora dissi loro, mi venne questa idea, mettiamo il volto di Don Carlo Gnocchi, che era anche Perfetto. Alpino. L'abbiamo raccontato. E ho scoperto quest'oggi che questo volto è stato scolpito da Emanuele, che io non conoscevo prima. La provvidenza procura strani incontri. È stata una cosa... Bello, c'è un filo conduttore. C'è chi combina le combinazioni. Don Emanuele, il suono per eccellenza delle campane, immagino da voi tutte queste campane, sia dopo la veglia pasquale, la Pasqua. Durante la veglia pasquale la si rompe il silenzio del Venerdì Santo. Appunto, il Venerdì Santo non ci sono campane, non c'è la messa, è un giorno di silenzio, è il giorno in cui si ricorda la sepoltura, la morte di Cristo. E quindi anche la campana, che come dicevo prima, è intesa quasi come un organismo vivente, una creatura che dà lode a Dio, tace per lasciar posto a questo silenzio. Ecco perché durante la notte di Pasqua, quando si canta l'Alleluia,
vengono suonati campanelli anche in chiesa, perché noi, da noi si usa ancora durante la messa, in questo momento si fa un momento di, anche di rumore, i crichetti, sì, suonano anche altri strumenti musicali a percussione, e poi partono le campane per la prima volta. Tutte le campane. Che portano questa gioia della Pasqua. Ecco, la... Io so che lei ha un bel progetto per l'estate, ma brevemente mi dica se c'è una campana, il suono di una campana che è rimasta nel suo cuore anche di bambino. Sì, beh, io sono di origine altoatesina, quindi la campana di montagna mi richiama sempre le camminate che facevo con mio padre, soprattutto in Val Gardena, e sentivi nelle valli questo richiamo struggente che certamente torna ancora alla memoria. E non riesce a dimenticare. Allora, a Bolzano Vicentino, insomma, è tutta la zona limitrofa, lei ha pensato per questo suo paese, insomma, per la comunità così stretta, così affiatata, a un'iniziativa che coinvolge i ragazzi che potrebbero diventare i campanari di domani. Sì, sì, l'ho scoperto questo perché siccome nel nuovo sistema che abbiamo restaurato sono state ripristinate le corde, che prima non c'erano più, e vedevo che la domenica certi bambini, certi ragazzini mi chiedevano: ma dai, facci suonare le campane. Io li lasciavo suonare, però ovviamente veniva fuori un suono molto disordinato. E ho deciso con i giovani della parrocchia di organizzare un corso per bambini, per ragazzi, con dei campanari esperti, professionisti, per insegnar loro a tirare le corde e suonare le campane. Poi però gliele dovrà far suonare il prossimo anno, la prossima Pasqua, certo, dovrà farle esercitare. Questo è l'obiettivo remoto. Allora, io ringrazio tantissimo Don Emanuele Cuccarollo, Emanuele Allanconi, per essere stati con noi. Ci fermiamo insieme per seguire la coroncina, la Divina Misericordia. E ci vediamo subito dopo per occuparci di quei turisti parecchio maleducati, viaggiatori che rovinano le nostre città, che sporcano, che bivaccano sulle nostre fontane, ma insomma, se lo fanno, forse è il caso di domandarci che responsabilità abbiamo anche noi, se è un po' colpa anche nostra. Ci rivediamo qui subito dopo la coroncina della Misericordia. Eccola qui, un'immagine insomma che è scolpita indelebile nella memoria collettiva, perché è quella di Anita Ekberg immersa nelle acque di una delle più belle fontane del mondo, la Fontana di Trevi, forse la scena simbolo, manifesto della dolce vita di Fellini. Allora vi proponiamo una sorta di gioco, perché cambiamo questa immagine mostrandovene un'altra foto. Adesso arriva, ecco, la stessa location, l'effetto è parecchio diverso, perché i protagonisti sono dei turisti alle prese con un pediluvio quanto mai inopportuno nella storica fontana al centro di Roma. Insomma, un bivacco quotidiano, un segno di maleducazione, sostengono in tanti, che in molte troppe occasioni colpisce ai noi i centri storici delle città artistiche italiane, non solo Roma ovviamente, che è un po' la punta di diamante dell'iceberg in questo senso. Oggi ne vogliamo parlare in studio con i protagonisti di questa nostra parte, che naturalmente ragioneranno con noi su questo tema. Ve li presento a partire dal professor Stefano Zecchi, grazie, scrittore, buongiorno, e docente di estetica. Grazie di essere con noi questo pomeriggio. Si parla di bellezza. E grazie a Paolo Conti, collega giornalista della redazione romana del Corriere della Sera. Grazie. Oh, Massimiliano, abbiamo però anche altri due ospiti. Grazie. Suora Agnese Scavetta, ben arrivata, missionaria della Congregazione della Divina Rivelazione. Suora Agnese, insomma, fa della catechesi della bellezza, sì, quindi accendendo i riflettori sull'arte sacra, sui beni architettonici, ma anche, come ci racconterà, con un contatto quotidiano con i turisti. È collegata via Skype da Bologna, c'è una collega giornalista che tutti conosciamo come la viaggiatrice per eccellenza. Ben arrivata, Susy Bledi, carica conduttrice con Patrizio Roversi di un programma che ha conosciuto innumerevoli edizioni, Turisti per caso. Ben arrivata, Susy. Ciao, Susy, a tutti. Ciao. Io partirei con una nota personale. Ci dici un po' quanti viaggi hai fatto in giro per il mondo?
Ma non li ho contati perché sono troppi. No, però contando le puntate credo di aver fatto, non lo so, un'ottantina, un centinaio, non so. Ecco, dipende. Comunque la cosa vera è che continuo a farli. Sono appena tornata dal Sudafrica, quindi è proprio un vizio. Paese che vai, abitudini che trovi. Ci racconti l'episodio più curioso che ti è capitato di vivere? Ma di tutto, oddio, curioso, di qualsiasi cosa. E nel mondo, il mondo per fortuna è vario e le persone hanno dei comportamenti diversi. A proposito di maleducazione, ecco, in certi luoghi, per esempio il Giappone, dove invece sono molto educati e dove l'educazione è veramente uno sport nazionale, quindi la gentilezza, insomma. Però ecco, lì praticamente sbagli tutto, ecco, un turista, un gaijin, sbaglia qualsiasi cosa, perché non so se deve portare il regalo, e io naturalmente molto spesso l'ho dimenticato, deve salutare in un certo modo, deve dare il bigliettino, no? Con le proprie indicazioni, e naturalmente loro ti danno il loro, ed è tutto scritto in giapponese, non ci capisci niente, però devi gradirlo e poi devi dare il tuo. E a volte, visto che io non sono così organizzata e non ho i bigliettini, allora magari do il biglietto di qualche mio amico. Ti sei attrezzata. Senti Susy, insomma, tu ovviamente viaggiando così, da vera viaggiatrice, adotti le abitudini locali, dove ti sei divertita di più a indossare delle abitudini diversissime dalle nostre? Hai imparato, guarda, anche qualcosa? Indossare è la parola giusta, perché a me è sempre capitato, ma poi lo faccio per amore, lo faccio per rispetto, e poi lo faccio per curiosità, e poi lo faccio perché mi stimo, come si dice a Bologna, sono un po' stimolina. E allora mi piace comunque vestirmi con gli abiti del posto, delle donne, dei posti che visito. E poi questa cosa intanto rende le altre molto più socievoli, disponibili, si divertono. Rompi il ghiaccio praticamente. Che tu ti vesti come loro, no? Quindi apprezzi. Apprezzi il loro costume, no? I famosi, certo, usi e costumi. Beh, la prima cosa è il costume, quindi la classica bombetta delle donne del Titicaca, diciamo, del Perù, oppure ecco, va bene, vediamo questi sono gli australiani, e quindi questi sono discendenti degli indios. Ti sei dipinta anche la faccia qui, Susy. Senti Susy, tu sei partita dall'esempio di un popolo educatissimo, civilissimo. Vorrei chiederti, so che insomma non è semplice, forse non è estremamente cortese, però c'è un popolo che tu hai incontrato un po' meno incline al rispetto della bellezza, va, diciamo un po' più maleducato? Guarda, dipende, secondo me la maleducazione che va di pari passo con il brutto, e va di pari passo con il comportamento brutto, e va di pari passo con certe brutte periferie, certe brutture o certe difficoltà oggettive, no? Per esempio, io credo che si diventa, come dire, maleducati quando non c'è l'occasione attorno di essere educati. Quindi voglio dire, se butti la sigaretta per terra, come succede in Piazza Santo Stefano a Bologna, che io amo da morire, però chi fuma butta il mozzicone per terra, e poi questo mozzicone rimane impigliato fra i ciotoli bellissimi di Piazza Santo Stefano a Bologna, e poi si fa molta fatica a levarli, allora la maleducazione è di quelli che lo fanno, non è di un paese, né di un luogo. Susy, questo è un punto importante. E noi? No, questo è un punto importante, vorrei sapere che cosa ne pensa il professor Zecchi. Cioè, maleducazione è maleducazione, cioè la maleducazione che si esprime attraverso, che so, un gesto violento, volgare, una parolaccia, è assolutamente diverso dalla maleducazione che si esprime mancando di rispetto a una realtà artistica. Perché la prima, vabbè, è chiara nella sua
espressione. Quell'altra è molto più sottile e difficile, perché io sono convinto che nella immagine che voi avete mandato di queste ragazze coi piedi in acqua, sono perfettamente convinte che non c'è maleducazione, mentre probabilmente sarebbero completamente consapevoli che, non so, dare un pugno a un'altra, dire una parolaccia è un fatto di maleducazione. Quindi che cos'è? È mancanza di educazione estetica. Alla bellezza. Alla bellezza, prima di tutto, e al rispetto dell'arte. Allora, rispettare l'arte non è una cosa facile, perché chiede cultura. La devi conoscere. E quando tu la conosci, la rispetti, perché ne sai il valore, ne sai la preziosità, capisci quanto significato di vita, di storia, di tradizione c'è lì dentro. E allora questo tipo di maleducazione è molto più difficile da togliere rispetto alla maleducazione corrente. Lì richiede... un investimento a lungo termine. Ma lì richiede la famiglia, prima di tutto. Sai? Anche la scuola, magari. E poi naturalmente la scuola. Senta, professor Zecchi, io volevo richiamare, visto che abbiamo partiti da quell'immagine del famoso pediluvio, su un curioso fenomeno. Noi... che a volte ci comportiamo così, gettiamo tutto per terra, insomma, a casa nostra, poi andiamo fuori e cominciamo a ammirare l'ordine, la pulizia, dire ma come mai a casa nostra no, lì sì. Gli stranieri, che viceversa sono molto ligi alle regole a casa propria, poi arrivano da noi, si siedono sulla fontana e accade tutto questo. E dice, come mai perché? Questo? In trasferta cambiamo i nostri parametri? Perché noi abbiamo una... brutta tradizione che definisce una fama e un comportamento. Siamo molto trasgressivi e quindi uno che viene, che so, dalla Svizzera non trova assolutamente riprovevole l'idea di buttare una sigaretta per terra, mentre lì non lo farebbe mai, perché sa che c'è un permissivismo che è figlio della nostra storia. E noi però cambiamo storia. Quando andiamo... Eh sì, perché siamo preoccupati... delle sanzioni. Ma perché c'è un controllo sociale molto, molto stretto. Io recentemente sono stato una settimana in Germania per insegnare, sono andato in macchina perché così mi... E io confesso, mi ho messo la macchina e divieto di sosta. Non è stato il vigile che me l'ha fatta togliere, è stato un signore che è passato, mi ha gentilmente fatto capire che lì non dovevo mettere la macchina. Mi sono vergognato come un ladro, subito ho spostato la macchina. Ha chiesto scusa e ha spostato la macchina. Perché, come diceva Susi Vladi, è molto giusto, tu entri dentro a un sistema di comunicazione. Certo. Non è che tu impari le cose in quel momento e le dimentichi. No, l'ambiente in cui tu sei ti forma. Chiarissimo. Per queste cose minime. Torno a dire, la vicenda del rispetto dell'opera d'arte è molto diversa. Molto, molto diversa. È anche molto più chiaro. È stato molto chiaro, Zecchi. Conti, ma che sta succedendo a Trastevere? Guarda, questo a proposito del discorso che faceva il professor Zecchi, mi accodo assolutamente. C'è un problema di contesto, perché... Dunque, Trastevere è il cuore antico popolare di Roma e quindi è un bene prezioso, perché non è un quartiere qualsiasi, non è la parte monumentale. È il quartiere. Eh? È il quartiere. È il quartiere. È il quartiere che appunto tradizionalmente, diciamo, nell'unità d'Italia era la zona più popolare, più ricca di attaccamento al territorio, anche per quello che riguardava il dialetto e la cucina. E le tradizioni religiose, perché non ci dimentichiamo che c'è anche questo. Cos'è accaduto? Che a Trastevere, naturalmente, nel giro di pochi anni, la realtà locale ha lasciato il posto a un enorme divertimentificio, prive di regole commerciali, di rispetto, di regole appunto anche decise dal comune. Quindi orari selvaggi, apertura orari selvaggi, fino a per notte, cui in teoria non si dovrebbero somministrare alcolici dopo la mezzanotte. Vorrei invitare a fare un giro alle 2 di quello che può succedere. A Trastevere come nel resto del centro di Roma. Non si dovrebbero dare bottiglie di vetro dopo le 22, non si dovrebbe suonare senza un permesso. Trastevere è letteralmente un territorio privo di controllo sociale nei fine settimana del venerdì e del sabato dell'intera estate, tra le 22 e le 4 del mattino. Questa è la realtà. Poi dopodiché uno può benissimo
raccontare come ho sentito la signora la sindaca Raggi mettere l'ennesima normativa, l'ordinanza firmata ieri, sì, che contiene però già delle multe già previste nel regolamento condominiale, sì, perché... per cui è una ripetizio completamente superflua da questo punto di vista, e serve naturalmente a mediaticamente a dire che il comune c'è. In realtà il comune non c'è. Perché, ma non è una questione di moralismo, è una questione di ordine pubblico, perché c'è gente che perde il controllo di se stessa, gente che sviene, gente che si sente male, vetri sparsi, macchine... Rumore ogni rumore, e poi ogni c'è il problema, decibel. E qui concludo, dei residenti che avrebbero in teoria diritto a vivere normalmente. E credo che la notte, insomma, sia un che po' complessa. Io ho raccolto la storia di un lettore, il nostro lettore, che vive al primo piano, poveretto, e d'estate, dato che a Roma fa molto caldo, tenta disperatamente di lasciare socchiuse le finestre. E verso le 2 del mattino c'è il lancio alla finestra del residente. Pure... Nel senso che prendono le bottiglie di birra e gliele buttano in casa. È un bello sport. Quasi fosse un cassonetto, diciamo. È un cassonetto, ma è un gioco, naturalmente. Uno dei tanti giochi. Va centrato la finestra. Contesto. Il proprietario dell'appartamento serve naturalmente. Un gioco. E questo è il contesto. Ma di questi comportamenti si occupano, come dire, si rendono protagonisti gli italiani o anche gli stranieri? Guarda, è un combinato disposto. Il professore l'ha descritto benissimo. Nel senso che quello che un tedesco non farebbe... Dico il tedesco perché è il simbolo dell'Europa attuale. Quello che un tedesco mai farebbe in patria lo fa tranquillamente a Trastevere. Quello che, quindi c'è una specie di asse che si realizza tra i romani che vanno al divertimentificio, i titolari dei bar e degli happy hour, delle pizzerie che naturalmente offrono tutta questa roba qua, e i turisti che vivono questa trasgressione che il professore ha descritto benissimo, che nel proprio paese, noi siamo il paese della trasgressione, dell'assenza di regole. Per loro la libertà assomma. Faccio quello che voglio, tanto me lo fanno fare. Suor Agnese, abbiamo sentito tante cose, sì. Mi viene da pensare, diciamo, alle vostre catechesi dell'arte. Intanto ci dica che cosa sono, dove partono, che cosa fate esattamente. Un po' complesse, possono rivelarsi, diciamo, un po' difficili. Diciamo che noi agiamo soprattutto nei luoghi sacri. Le basiliche di Roma, in modo particolare San Pietro e i Musei Vaticani. Cosa fate esattamente? Esattamente noi sono visite molto spesso gratuite, che quindi chi vuole può partecipare, e ci sono delle date precise, quindi ci si ritrova in una basilica e semplicemente si ricrea il contesto storico in cui quella basilica viene costruita. Se è legata alla presenza di un santo, di un martire, si racconta e poi si entra nel luogo sacro e si spiega cosa avviene lì dentro. Quindi contribuite a quella cultura del bello, alla conoscenza, a quella consapevolezza, l'educazione estetica di cui ci parlava il professor Zecchi. Sicuramente. Ma visto che lei ha un rapporto quotidiano, diciamo, anche con i turisti, le capita di trovare ostacoli sul suo cammino, di dover riprendere un po' come... una maestrina, qualche turista che non si comporta proprio come dovrebbe? O è sempre semplice fare tutto questo? Cioè, le persone che vengono... Diciamo, di solito ti trovi di fronte a persone che quando c'è la trasgressione è perché non sono educate a stare nel luogo dove si trovano. Ad esempio, passi davanti a un'acqua santiera, chi non sa che cos'è, magari vede acqua, fa caldo e comincia... Ah, è capitato anche questo? Sì, basta che non attinge con la bottiglietta. Allora, magari, oppure gente pensa che per avere la benedizione basta prendere un flacone di acqua. Ah, ecco, quindi lo fanno, io scherzavo. Quindi semplicemente ti fai avanti con i pellegrini, perché comunque molto spesso è anche gente che sa cosa avviene lì, chi ci segue. Ti fai avanti, intingi la mano nell'acqua santiera, ti fai il segno di croce con tanta riverenza e prosegui il tuo cammino. Certo. Crei un attimo di panico, tutti sono fermi, però intanto hai dato l'esempio a cosa serve quel luogo. Come segno di educazione. Certo, perché non era maleducata, non sapeva qual era la funzione. Sì, torniamo sempre alla mancanza di conoscenza, certo, di cultura. Sì. Guardiamo sempre, quando vediamo, ecco, anche con le sorelle, questi atti, sempre non sanno quello che fanno. Giustamente.
Andiamo da Simone per coinvolgere i nostri telespettatori. Spero che tu stia meglio con la scheda. Ah, visto che sei così lasciato... premuroso oggi, sì, sto oggi molto sta meglio. Benissimo. Condizioni quasi disperate. Sta no, benissimo, sei ripreso subito. Ancora non è tutto, ma sto bene, sto molto meglio. Beh, allora, è arrivato in bicicletta. Coinvolgiamo quasi i nostri ascoltatori e telespettatori, ovviamente. Diteci se siete stati testimoni di episodi di maleducazione turistica o di vandalismo. Secondo voi la maleducazione dei turisti è un fattore esclusivamente straniero oppure anche noi italiani, insomma, abbiamo le nostre responsabilità? Fatecelo sapere, ma diteci anche cosa bisognerebbe fare per salvaguardare il nostro patrimonio artistico. Per dire la vostra potete lasciare un messaggio in segreteria all'800 22 88 96, oppure se volete potete mandarci una mail a siamonoi@tv2000.it. Scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciate un tweet a @siamonoi tv2000, e se volete seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Secondo me la schiena fa ancora Simone un po' male. Beh, infatti ho detto ancora non del tutto. Complessa. Simone, domani tutto il percorso in bici, non solo un tratto. Andiamo da Siusi, perché io sono curioso di capire cosa ne pensi di Trastevere, di questo bellissimo sport che è il lancio della bottiglia contro la finestra. Ma guarda, io sono testimone della festa di Noaltri. C'è la festa di Noaltri? Io l'ho vista. Se non l'hanno abolita ancora, sì. Sì, c'è tutto. Ci sono è cambiata stata, negli quindi anni. Questa diventa una festa di Noaltri che non finisce più. Poi esatto, con degli atti vandalici, perché questo debuttare cioè fa male, può essere veramente anche pericoloso. Quindi non lo so, da una parte i luoghi sono anche luoghi deputati al divertimento. Mi ricordo negli anni 70-80 che Trastevere aveva un po' questa funzione, c'erano i luoghi anche un po', come dire, alternativi della città, no? C'erano le cose particolari, cinema particolari. Poi però evidentemente, come dappertutto, perché così a Trastevere, ma c'è sempre un quartiere, anzi parecchi quartieri che diventano così il luogo dove tutto è permesso. Ecco, ecco, nella capitale c'è una bella mappa, in proposito, che il nostro Paolo può tracciare. Ma, no, dicevo, Susi, che nella capitale c'è una mappa che si può tracciare, che conduce in quartieri diversi. Scusa se ti interrompo, Susi, perché volevo introdurre un altro documento nella nostra discussione. Il titolo, Paolo, guarda questo articolo del Corriere della Sera, questa è la rubrica del collega Gramellini, che racconta una vicenda su cui, insomma, si sono soffermati in parecchi in questi giorni, la storia del turista tedesco. Siamo a Peschiera del Garda, che è stato sorpreso da un carabiniere alla guida di un'auto senza targa, truccata ad altissima velocità, con la marmitta che faceva un caos inenarrabile. E una volta, insomma, chiamato a giustificarsi, la risposta è stata: tanto siamo in Italia. E quello è il discorso che facevamo poco fa, cioè l'idea che la percezione, cioè questo paese, che è il paese più ricco di bellezza che ci sia in vasta parte del mondo, credo che Susi Bledel ce lo possa testimoniare, perché Zeri parlava del museo diffuso, cioè noi, non c'è una parte della penisola che non abbia all'interno del proprio territorio, anche nelle zone più lontane, un pezzo di bellezza. Abbiamo questa bellezza diffusa, ma ne siamo, qua torno sempre al professore, inconsapevoli. Esatto, l'inconsapevolezza e la non conoscenza crea esattamente questo. Noi trasmettiamo l'idea, come collettivo, come paese, come nazione, che non si possa fare di tutto, si possa sgommare, si possa non fermarsi davanti alle strisce stradali, si possa passare col rosso e si possa amputare un pezzo di questa bellezza. Quindi automaticamente quello che dice Gramellini, giustamente l'ha colto, è uno dei problemi collettivi di questo paese. Cioè non è solo l'assenza di regole che attira altra assenza di regole e il non rispetto delle regole da parte di chi ci visita, ma è anche incapacità di gestire un bene straordinario, pazzesco, che potremmo benissimo offrire anche come realtà economica, ma che diventa in parte inutilizzabile proprio perché viene continuamente offeso e amputato.
Senza contare, Paolo, che insomma questo poi ci nuoce parecchio, perché per uno straniero che magari arriva a Roma, tirato della città eterna, bellissima, tu fatti un e giro si ritrova in mezzo rete, al caos, non ci ritorna magari. Le immagini che c'è dell'Italia da questo punto di vista. Poi si parlava poco fa, Susi, dei giapponesi. Una parte del turismo di alta sfera, di alta fascia, non va più in certe città perché ha timore, ha paura. Questo è un peccato, perché noi possiamo investire veramente. Questo è un dramma, non è un dramma. Roma, è una tragedia, un dramma. Io però cos'è? Mi chiedo, ma il nostro non è un popolo stupido, e su questo non c'è dubbio. Ma è un popolo assolutamente individualista. Infatti. Ecco, perché l'insofferenza le quindi, regole. Certo, e quindi, da lì nasce. E quindi non c'è una consapevolezza collettiva di un bene comune, c'è una consapevolezza individuale, ma tanto. E allora uno prende il portacenere, guarda in giro della macchina e lo butta per terra. Ma arrabbio pure se qualcuno me lo fa notare, cioè, come il tedesco che ha fatto notare lei il parcheggio. Degli individualisti che incalliti, che per certi aspetti è anche un vantaggio, secondo me, per certi aspetti. Ma qui la cultura... Da un punto di vista della visione collettiva di un controllo sociale, di una vita sociale, è disastrosa. Macron dice patrioti, noi non ci viene in mente di dire patrioti, perché non abbiamo questa idea di collettivo. Sì, certo. Ecco, ma professor Zecchi, qui la cultura non è che basta, perché poi dobbiamo fare i conti con l'individualismo, con l'insofferenza, le regole. Comunque sì, ci possono essere dei rimedi per attenuare questo individualismo, e certamente le due istituzioni fondamentali che sono la famiglia e la scuola hanno un ruolo decisivo, può cambiare, lo voglio dire, certo che nel nostro DNA c'è quella roba lì, però può cambiare, nel senso non pensiamo che... A proposito di cambiamento, che può, è bene che accada anche in fretta, però in attesa che la famiglia, che la scuola, insomma, riescano a fare tutto questo, a trasmetterci questa bellezza, ma anche il senso del rispetto, Soragnese, qualcuno mette in campo la possibilità di utilizzare delle sanzioni sempre più stringenti per evitare che si deturpi il nostro patrimonio artistico. Secondo lei, sulla base proprio dell'esperienza quotidiana dei gruppi che lei guida ogni giorno, questa potrebbe essere una soluzione? Essere un po' più rigidi sulla sanzione? La sanzione va bene, però se prima il danno c'è stato, la sanzione fino a un certo punto. Però essere severi. Come deterrente, diciamo. Anche sì, sicuramente sanzioni maggiori. Però anche maggiore vigilanza, maggiore presenza, maggiore controllo da parte... Questo che stiamo vedendo è pazzesco. Non è che ci vuole molto affermare quella roba lì, basta magari appunto un po' di una controllo, un vigile urbano, cioè che presenza è costante. Così forse ce la possiamo fare. Allora io vorrei mostrarvi che cosa accade a Firenze, come a Firenze si sta cercando di affrontare questo problema. In particolare si è preso di mira il cosiddetto, la tendenza a fare dei bivacchi, a sedersi a mangiare sulle fontane, un po' dappertutto nelle piazze. Vi mostriamo quale decisione ha preso il comune, lo facciamo con il nostro Andrea Postiglione. Siamo in piazza Santa Croce, sul sagrato della Basilica di Santa Croce, dove tutti i giorni noi provvediamo con due lavaggi alla bagnatura dei due sagrati della Basilica di Santa Croce, a seguire della Chiesa di Santo Spirito. L'amministrazione ha chiesto questo servizio allo scopo di evitare che i sagrati vengano utilizzati come seduta, soprattutto per consumare panini e cibi vari, insomma, in ambienti che insomma, richiedono un rispetto più che importante. Piuttosto rapido l'intervento, ma serve a creare questa linea di principio. Noi tecnicamente è quello che facciamo tutti i giorni. Se l'idea in un certo qual modo può essere apprezzabile, si va a colpire in realtà delle persone che vogliono godere della città. Direi che bisognerebbe magari più educarli al gusto della città, alla visita della città. È pulito il sagrato, quello sì, però forse
in subordine a questo provvedimento bisognerebbe che i turisti si trovassero un posto gratuito dove sedersi. Va bene non mangiare, ma almeno sedersi che si possa. Sono un po' perplesso, però un rimedio ci voleva, non so se può servire. Io non credo sia molto efficace, come può vedere ora magari si spostano le scaline e vanno direttamente a sedersi sulla chiesa, sicché mi sembra ancora peggio di prima, onestamente. Poi me gli ho detto, dopo 10 minuti è asciutto, appena i vicini non ci sono, ci si rimettono a sedere, cioè è un palliativo, uno spreco d'acqua e basta secondo me. Molti turisti sono anziani, non trovano un posto a sedere o bagni pubblici e non è, se devono sedere da qualche parte e non tutti deambulano bene, no, per me dovrebbe lasciarli stare e ci sono altri problemi più importanti. Questa sia la soluzione, la vedo un po' scettico. Molto perplesso. Sì, perché sembra che il turista sia una persona sacra. Il turista ha degli obblighi. Ma scherziamo, il turista ha degli obblighi. Se vuol venire qui come quando io vado lì, non mi vado a sedere in un sacro, davanti al sagrato, vado in un bar. Ma scherziamo, un turista non ha 2 euro, 5 euro, 10 euro per sedersi e bere una Coca-Cola. Ma avanti, ma quello è un cialtrone. Ma non si fa così, cioè, e questa è la vera diseducazione, pensare che esista una fase di protezione totale del turista. Ma scherziamo, beh, io sono, voi sapete, veneziano, ma queste robe qua mi disgustano, mi disgustano. A c'è Venezia come si comportano questi? Non sanno che pesci prendere. Non nel senso di andare a pescare in canale. Magari. Il numero chiuso. Non è possibile, perché è anticostituzionale. Non è plausibile che... Ma è vero, una città deve essere aperta. No, ci sono dei sistemi, adesso non sto qui a raccontare e a fare. Sono stato 10 anni in Consiglio Comunale a Venezia. Non si è mai voluto prendere in considerazione queste cose qui. E lei sa che io adesso ho curato il padiglione Venezia alla 57esima biennale, dove ho voluto appositamente fare un percorso di bellezza. Oggi la bellezza è trasgressiva. Lei pensi che accanto al mio padiglione, insomma, il padiglione Venezia, c'è il padiglione dell'Austria, dove hanno preso un camion e l'hanno appeso così e dentro hanno messo una roulotte. Allora quella è venerata. Cioè non discute, davanti alla bellezza eccetera ci si incanta, diventa qualcosa di meraviglioso, la bellezza diventa trasgressiva, capisci a che punto siamo molto arrivati? Però, ecco, quindi la possibilità percezione... però ci piace la possibilità che insomma la bellezza possa scompaginare le carte. A scompaginare, ma lei pensi che è venuta 5 giorni fa, sono dovuto andare lì, i vostri colleghi giapponesi della prima rete giapponese a filmare questa cosa, dovevano firmare l'insieme della biennale, sono venuti lì da me, perché questa cosa qui oggi è trasgressiva, mentre tempo fa poteva essere trasgressivo, che so, l'orinatoio di Duchamp piuttosto che oggi la bellezza è trasgressiva. Come tale. Tant'è vero che non si riconosce. Il che la dice lunga, no, ma la cosa bella, lei parlava della sacralità del turista, ma il turista è sacro perché viene qui e dovrebbe spendere qualcosina di soldi, no? Ma quindi, non ne parliamo, il famoso indotto, mamma mia, non ne il turista viene con l'idea di risparmiare, ecco. E sa perché? Perché poi pensa di essere fregato. Allora cosa succede? Che mettiamo alle 5 di pomeriggio finisce il giro turistico guidato e dove vai in albergo? In albergo è lì fermo, il portiere dice ma perché non andate a fare un giro? Comprendo. No, andiamo a Parigi a fare shopping perché lì siamo sicuri di non essere imbrogliati. Ecco. Capite qui, insomma, che cortocircuito terribile. C'è da fare un lavoro davvero grosso, sotto diversi profili a 360 gradi. No, totale colpa nostra, non è colpa del destino. Le responsabilità ci sono, ma abbiamo un potenziale insomma, a cui dobbiamo attingere, quindi c'è da fare una rivoluzione, altro che trasgressione qui. Susi, torno da te perché siamo partiti dalla Fontana di Trevi e a proposito delle fontane tra poco voglio ritornare con Paolo Lo Stuzzico un po' sulla famosa ordinanza della sindaca Raggi, però per dirti che qualcuno ha pensato altre soluzioni per non arrivare dritti a nuove sanzioni, hanno pensato magari facciamo in modo con delle transenne che la gente
sfili letteralmente di fronte alle fontane senza avere proprio la possibilità concreta di fermarsi. Ti piace questa soluzione? L'hai vista adottare altrove? No, direi proprio di no, 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 transenne, cose di questo tipo non le ho viste nei luoghi più belli e più interessanti. Sai, come dire, gli inglesi riescono a fare un percorso, come dire, legato a Harry Potter, no? Cioè, la scarsità a volte di, come dire, di elementi, così, porta al fatto che si fanno delle, che si mettono in evidenza delle cose che sono incredibili. No, non credo questo. Quello che ha detto prima, quello che è stato detto prima, giusto, il turista dovrebbe intanto sapere che viene in Italia e viene anche a consumare, no? Cioè, perché deve mangiarsi un panino per strada? Costa meno. Però nello stesso tempo se c'è un posto che gli offre comunque qualche cosa di alternativo, però più comodo, seduti in un modo diverso, forse lo accetta. Il discorso della fregatura è sempre dietro l'angolo e quindi è chiaro che il turista può avere questa pensata, però la pensata ce l'ha anche perché crede e pensa che in Italia si possa fare quello che si vuole, perché è un po' nella nostra... per esempio i giapponesi quando vengono in Italia ridono tantissimo, perché hanno imparato che gli italiani ridono, allora loro anche per gentilezza. E i giapponesi sempre, ti hanno proprio colpito, Susi, eh? I giapponesi proprio ti hanno rubato il cuore. La nostra alternativa. No, però... Io dico questo, cioè... Devi anche organizzare la città, ma certo. Non con le transenne. Ecco. Se i bidoni del rusco, cioè della spazzatura, sono pieni, il turista non sa dove mettere la bottiglia. No, ma a questo punto, signora Agnese, se mettiamo... consumi. Cioè, c'è anche questo, l'organizzazione della città deve essere in funzione del discorso turistico. Questo è un punto turistico. Molto importante, Susi, non c'è dubbio. Ma se dobbiamo mettere le transenne... Tanto vale mandargli le cartoline dei nostri monumenti, sì. Inutile. Sicuramente. No. Troppa distanza. Sicuramente è una sconfitta per la città, è una sconfitta proprio, cioè non abbiamo neanche tentato quel percorso educativo che tanto invece serve ad educare l'animo umano ad elevarsi. Se tu sai dare senso a ciò che il turista viene a vedere, io penso che quel turista non è solo turista ma anche una persona capace di elevarsi. Cos'è quella fontana qui a Roma? Perché questa ricchezza di acqua? Perché? Perché Roma è la città dei pellegrini. Nessuno deve soffrire la sete. Qui tu trovi un anticipo di cielo. Trovi la possibilità di... Il pellegrino veniva col desiderio di morire a Roma per essere seppellito vicino alle tombe dei Santi Apostoli, per poter risorgere insieme a loro. E in questo quindi davvero, dai un senso. Quanto è stato capace di cogliere tutto questo San Giovanni Paolo II, che sulla ricchezza artistica, religiosa di testimonianza della nostra città ha detto davvero tanto. Paolo, io non voglio proprio entrare in merito all'ordinanza che è stata firmata ieri della sindaca Raggi, tu l'avevi già un po' infilata nella nostra discussione, però va detto, no? Susi diceva, tocca organizzare queste nostre città in modo efficiente ed efficace. Ora, l'ordinanza mi sembra che stabilisca una multa per chi siede su, c'è tutto un elenco di fontane romane, si va dai 40 euro a 240 euro. Allora, tu mi sembra che prima avevi ricordato che di multe ce ne sono già, per esempio se tu fai il bagno credo che si arrivi anche ai 500 quasi euro. Parla di un regolamento comunale, per cui diciamo che questa è una mossa, sarò molto cattivo, che arriva chissà come mai il giorno dopo la sconfitta di Movimento 5 Stelle in campo nazionale. Quasi che la Raggi voglia ricordare che lei non c'entra nulla. E quindi questo è un fatto. Però senza entrare nella polemica politica. È importante, nel senso che però questo significa che c'è un'amministrazione comunale a Roma che non pilota l'avvenimento, lo subisce. Questo è il fatto. Questa però è una tendenza che insomma si può riscontrare anche in altri amministratori. Io vorrei chiederti una riflessione su questo tipo di sanzione. Tra l'altro... I controlli, chi dovrebbe controllare, applicare la multa, come la esigi quando tornano a casa? Guarda, insomma... ti rispondo immediatamente. In teoria questa nuova normativa prevederebbe
l'entrata in funzione di un gruppo di vigili urbani del numero di 70 tra il primo e il secondo municipio, che è l'area del centro storico. Un'ulteriore task force. Naturalmente, primo, non c'è traccia dell'organizzazione di questo nuovo gruppo. Seconda cosa, tutte le sigle sindacali dei vigili urbani hanno immediatamente detto che è una cosa che non si può fare. Mi sa che siamo già al capolinea. Ergo, siamo già al capolinea e siamo alle muta virtuali. Andiamo da Simone, perché i nostri telespettatori si sono fatti sentire, Simone. No, in realtà volevo chiudere con una bella notizia, perché abbiamo detto quello che c'è, i problemi, eccetera, però ci sono anche delle belle notizie, ecco, quindi è giusto dirle. Piacere. E a proposito di Roma e di fontane, volevo dirvi che la Fontana delle Api di Piazza Barberini è stata appena inaugurata dopo un intervento di restauro. I lavori sono stati realizzati da un gruppo di mecenati olandesi che li hanno finanziati come gesto simbolico verso la città di Roma, dopo, tutti se lo ricorderanno, gli atti vandalici del 2015. Febbraio, per essere precisi. I fondi sono stati raccolti dall'associazione Salviamo la Barcaccia e l'ambasciatore olandese ha detto: stiamo trasformando una brutta vicenda per cui tutti, la gran parte degli olandesi e dell'Olanda si è vergognata. Ecco, grazie Simone, perché quello che ha detto Joop Wijnand, l'ambasciatore olandese, insomma, viene da una persona che qui ha vissuto, che ha apprezzato l'arte, che ha la consapevolezza di cui rivendichiamo l'urgenza. Grazie, grazie davvero a tutti i nostri ospiti. Bene. Allora noi andiamo in pubblicità, Gabriella, ma poi torneremo a parlare di un fatto di cronaca, dell'ennesimo bambino lasciato dai propri genitori in auto e lasciato lì morire. Tra poco, qui a Siamo Noi, parleremo di questo. A tra poco. Quella che state vedendo è una delle tante pagine di giornale che hanno raccontato la tristissima vicenda di una mamma di Castelfranco di Sopra, siamo in provincia di Arezzo, e della sua bambina morta in auto dopo ore di agonia. Una mattina come tante, lo stesso identico percorso fatte tante altre volte, forse questo è il problema, e qualcosa in quel tragitto si spezza, da casa al parcheggio passando per l'asilo, un buco nero che porta via una bambina amatissima di 18 mesi. Cosa dunque è accaduto nella testa di questa mamma? E su questo interrogativo che proveremo a interrogarci, lo faremo con i nostri ospiti che vi presento, grazie a Maria Rita Parsi, psicoterapeuta. Grazie. E grazie al collega di Avvenire, Pino Ciociola. Buonasera. Ben arrivato, Pino. Allora, tra poco, con il tuo aiuto, con l'aiuto del nostro collega Ciociolo, cercheremo di ricostruire esattamente che cosa è accaduto, però prima vorrei coinvolgere in una preliminare riflessione la nostra Parsi. Maria Rita, è una vera, immane, indescrivibile, inimmaginabile tragedia quando un genitore non solo non riesce a proteggere il proprio figlio, ma diventa la causa inconsapevole di quella tragedia. Sì, io credo che sia la peggiore delle tragedie possibili, nel senso che il genitore nasce proprio come colui che dà vita alle forme della vita, ti mette in moto, ed è proprio nel momento che cresci, perché noi come esseri umani per molti anni dipendiamo dal rapporto con i genitori, quindi la tutela, poi la madre ha, proprio all'origine della vita, per il fatto che ti porta in grembo, per le milioni di comunicazioni neurochimiche che ci scambi, per gli abbracci, per l'allattamento, è proprio il legame formidabile, sentirti abbandonato, sentirti negato da questo rapporto, credo sia una tragedia enorme. Io spero, l'ho pensato per consolarmi anche mentalmente, ho pensato probabilmente ha dormito e non si è accorta nemmeno del passaggio. Io me l'auguro di vero cuore, penso di poterlo augurare a questa madre che io non... Pare sia andata effettivamente, non so come pare sia andata effettivamente così, sia passato dal sonno alla morte. Ecco, questo è l'unico, però passata. Posso dire una cosa proprio di rabbia, ma io quando è che creano, perché ogni volta che succede una tragedia di questo genere, che è una tragedia della fatica, della rimozione, del... Ora perché... indagheremo le cause, perché è un fenomeno diffusissimo. Purtroppo questo è accaduto che spesso. Delle volte provoca anche, ma dico, ma i seggiolini, che ogni volta che succede questa tragedia si dice in Parlamento, cioè bisogna fare la legge per la quale i seggiolini hanno, appena esci dall'auto suona per ricordarti che... Avete visto mai che... Parleremo anche di questo e capiremo anche quanto la tecnologia ci possa aiutare. Allora, accennavi qualcosa prima tu, Pino. Spiegaci che cosa è accaduto lì. È accaduto che questa mamma da casa l'aveva sostanzialmente accennato Maria Rita.
Questa mamma da casa è passata all'asilo nido, poi è andata al lavoro, lavora a comune, ha parcheggiato fuori e la bimba era dentro. La bimba è rimasta 6 ore ed è evidentemente morta per la situazione, per il caldo. Un percorso che questa mamma faceva uguale, sistematicamente, identico, tutti però i santi giorni. Si è scatenato, poi la procura ha aperto un'inchiesta anche sugli insulti che ha ricevuto la mamma sui social e quant'altro. Allora è facile evidentemente condannarla, no? Dissinto, siamo tutti almeno, insomma anch'io sono genitore. Oddio, ma che pensavi, che facevi? Dopodiché, chi accompagna i bimbi a scuola, io insomma l'ho fatto fino a un po' di anni fa, immaginatevi la scena, no? Tu esci, hai sonno, magari sei stato male la notte, non hai dormito, o anche se hai dormito, ti squilla il cellulare, il casino, il traffico, voglio dire, purtroppo ci sa, purtroppo è facile condannare la mamma. Come tu dicevi, ci sono diversi casi negli ultimi anni, allora evidentemente qualcosa non va in noi. Ci faremo raccontare anche, perché questo è vero, la frenesia, le nostre vite difficili, ma pare, e ce lo spiegherà proprio chi fa questo mestiere, un meccanismo del nostro cervello che fa sì che quando un gesto è ripetuto e mettiamo il cosiddetto pilota automatico, quello che è accaduto potrebbe accadere teoricamente a tutti noi, non a una madre. Guarda, io ti dico una banalità che evidentemente non è paragonabile, ma che mi colpisce. Tutte le mattine io arrivo al giornale, parcheggio e mi annoto mentalmente dove lascio la macchina. Ecco, perché questo tutte è lo stesso sere, fenomeno. Tutte le sere, alle 9, alle 10, io esco e non sistematicamente ricordo. Non ricordo. È lo stesso fenomeno, visto? La chiamo subito in causa, professor Savarzi, meglio di noi non poteva spiegare nessuno. Cioè il discorso è anche l'attenzione che tu ci metti. Allora, la persona, l'essere umano, anzitutto una stanchezza, adesso non mi dire che faccio la propaganda per la condizione delle donne, ma voglio dire, una madre nell'allevare un quella bambino. Donna aveva postato su Facebook una settimana prima di questa tragedia un articolo il cui titolo era più o meno "Mamme e lavoro, perché non ce la facciamo più". Ecco. Quindi l'aveva lei, quindi la condizione di come stava allevando la sua bambina, lei probabilmente lo sapeva. E io credo che quel meccanismo di cui ha parlato lui, veramente in maniera molto precisa, ti scatta, tu rimuovi, annulli. È come se, non solo, ma tra l'altro, hai in mente un percorso che hai fatto e ti sembra di aver fatto una serie di azioni. Sapete quante volte io, dopo aver lavorato in maniera proprio fino a tardi la sera, mi sveglio prestissimo la mattina per scrivere un articolo, per fare qualcosa, e prendo degli integratori, cioè non mi ricordo mai a distanza di 5 minuti, di 10 minuti, se li ho presi perché, o no. Perché diciamo qui la chiave è l'inconsapevolezza, sì, noi non siamo consapevoli delle nostre non azioni. Non siamo concentrati, allora la stanchezza è tale che tu non sei attenta e concentrata su quel che fai, non sei come dire presente a te stessa, ecco. Lo fai meccanicamente e questa donna ha fatto meccanicamente giorni e giorni. Questo meccanicamente, insomma, che fa parte anche del multitasking, del cercare di fare 800 cose questo in contemporanea. Questo fa parte dell'assenza di attenzione alla maternità delle donne. In Finlandia, voglio citare il libro di Salvatore Giannella, "Voglia di cambiare". Sai che succede? Quando una donna rimane incinta, che abbia un compagno o no, sposato o meno, lo dice allo Stato, le nominano un tutor per i primi 3 anni che la segue, l'accompagna. Ma quelli sono paesi civili, mi sembra che insomma, appunto, questo no, sia il minimo accompagnamento. Lì è la tutela della vita. La domanda, Margherita, è questa. Sì. Sarebbe potuto capitare a tutti qui nello studio? A tutti. Anche fuori dallo studio, credo. E questa donna, Rita, che non era presente come sarebbe potuto accadere a noi, ci accade con mille altre piccole azioni quotidiane, è dovuta diventare bruscamente presente quando si è trovata di fronte a quell'auto e ha ritrovato la bambina. Una cosa, io credo, voglio sperare che si possa riprendere da una cosa del genere. Allora, noi auguriamo di sì, sappiamo che ci sono tante risorse negli esseri umani e la risorsa fondamentale è capire quello che è successo, capire i passaggi e poi perdonarsi, perché... voglio dire, intanto chi ha scritto vorrei dire a quelle persone. Ma come si fa? Però, cioè, come fai a perdonarti? È un passaggio terribile. Io credo che quella donna abbia ricevuto, debba convivere con un peso devastante. Sì, per tutto. Avrà, tra l'altro, tutti raccontano quanto amasse suo figlio, che secondo natura non dovrebbero neanche raccontarcelo. È morto il figlio e non dico l'ha ucciso, non lo uso appositamente, non uso ucciso. Ma non l'ha ucciso. È morto il figlio, ma per sua responsabilità. Io credo che lei abbia di fatto smesso di vivere. Io credo che noi parliamo di qualcosa che, se ci capitasse, e non ce l'auguriamo mai, sarebbe un tormento a vita. È successo per tante persone, un incidente col bambino che aveva. Allora, come ricominciare? Anzitutto
lavorando per i bambini, creando una situazione di disponibilità, intanto prendendosi cura di sé, comprendendo perché è accaduto, intanto, scusate, lo ripeto, perdonandosi, nel senso che nella vita noi facciamo delle cose pessime. Mi piace che noi entriamo in puntata raccontando questo fatto terribile, però aprendo la possibilità che questa persona possa recuperare in qualche modo una possibilità di vivere perdonandosi. Nessuna condanna, un'infinita pietà, un senso di profondo dolore. Immagino che sia. Ma cercare quello di capire perché è successo. Un papà che ha fatto. Immagino, Pino, immagino Maria Rita, che sia probabilmente quello che i nostri telespettatori provano di fronte a una tragedia del genere. Simone. Ha perfettamente ragione Maria Rita, ti rubo un secondo. Un papà, non dirò ovviamente il suo nome, a quale è capitata la stessa cosa per sua responsabilità, adesso è impegnatissimo da anni nel promuovere quella legge alla quale poi credo arriveremo. Scusami. Benissimo. Ricordiamo il fatto di cronaca di qualche anno fa. E allora anche oggi vogliamo sentire le vostre storie e soprattutto le vostre considerazioni sull'argomento di oggi. Pensate che il carico psichico e fisico sulle spalle dei genitori di oggi sia eccessivo? Raccontateci la vostra esperienza lasciando un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciate un tweet a @siamonoitv2000 e se volete seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Bene, grazie Simone. Allora, abbiamo cercato di capire come si reagisce ad un fatto che è un fatto drammatico. Io però ti chiedo, Maria Rita, se possiamo cogliere dei campanelli d'allarme prima che una cosa del genere accada. Drammaticamente, anzi, ti rispondo subito, sì, possiamo farlo. Tant'è vero che, come diceva Pino, è successo. Lei ha postato una settimana prima, due settimane prima, un articolo in cui evidentemente a livello inconscio si rendeva conto che non ce la faccio più, che fatica a essere madre. Quindi lei se l'è detto, soltanto che probabilmente lei non aveva un referente, non aveva qualcuno con cui parlare, non aveva qualcuno a cui dire aiutatemi perché non ce la faccio. Questa assenza di una persona con cui confrontarsi, con cui parlare, mi ha dato da pensare, Pino, perché durante la giornata, in quelle sei ore, poteva capitare che arrivasse una telefonata di qualcuno che diceva allora oggi hai portato all'asilo. Non c'è stato, come se questa donna questo peso lo portasse un po' da sola sulle spalle. Però magari non ti chiamano perché sanno che stai lavorando. A me un dettaglio non torna, ma non so nemmeno fino a che punto. Cioè, quella macchina non era evidentemente parcheggiata proprio al centro di Piazza del Popolo a Roma. Però noi non guardiamo dentro le macchine. Anch'io mi sono interrogata. Quante volte noi guardiamo dentro le macchine parcheggiate? Quasi mai, diciamo la verità. Un seggiolino può essere basso, piccolo, una bambina di 18 mesi. Però di certo, Pino, non è un caso raro questo. No, purtroppo no. Purtroppo no, negli ultimi anni ne sono accaduti e quello che è sconfortante è che la prima proposta di legge, se non vado a memoria, se non ricordo male, ma non credo di sbagliare, è Disel del 1994. No, quindi parliamo di poco tempo fa. Ieri, praticamente. Facciamo così, Pino. Facciamocelo raccontare dal nostro Simone. Riordiniamo quali il filo. Quali sì, sono purtroppo i casi precedenti? Di questi casi, questo non è il caso unico, ci sono stati dei precedenti, voglio segnalarveli alcuni. Il 3 luglio del 1998 a Catania un ingegnere di 37 anni e padre di tre figli aveva dimenticato il piccolo di 18 mesi nella sua auto. Una cosa analoga è anche avvenuta a Lecco nel maggio del 2008, quando un insegnante si recò al lavoro dimenticandosi di passare dalla babysitter proprio per lasciare la figlia. E infine il 23 maggio 2011 a Teramo un professore universitario ha ritrovato la figlia nella sua auto. Ecco, quello che ci ricorda Simone con questa ricostruzione, Maria Rita, è che non c'è donna, mamma, ci sono mamme, padri, situazioni diverse, lavori diversi. Certo. Sì, solo, cosa ci dice tutto questo? Ci dice che intanto voglio ricordare un proverbio africano ormai super abusato. Noi lo conosciamo. Per crescere un bambino ci vuole un villaggio, ci vuole un mare di persone che ti aiutino, non puoi essere stremato al punto tale che te lo scordi, quindi anche i padri, anche le madri. E poi ce la dice lunga sulla solitudine delle persone, perché voglio dire, situazioni di questo genere significa che tu sei stanco, stai male, hai mille difficoltà, non stai pensando, c'hai altri pensieri per la testa. Se noi andassimo a lavorare, se queste persone potessero parlare, sarebbe bello per tutti, e raccontare come hanno ricostruito il perché di quel momento di defaillance, noi avremmo la storia di famiglie dove magari la fatica, dove magari l'accordo tra coniugi, dove magari il lavoro che ho troppo in manca, dove la cura di più figli, dove l'economia, hanno avuto un peso determinante. Attenzione,
ci sono famiglie dove non si arriva a dimenticare il bambino, ma le tragedie di crescita non sono soltanto perché il bambino muore, poi i conti te li presentano gli adolescenti, quelle situazioni di solitudine, di non attenzione, di non cura, di difficoltà, di dimenticanza, poi se anche non significa che muoiono dentro la macchina o che li lasci, te li presentano come conti nel comportamento. Pino, parlavamo delle proposte di legge, ma qualcosa si farà? Perché qui... Secondo me no, se vuoi che ti risponda, se vuoi ti rispondo, come dire, o la mia speranza o quello che penso è che non si farà. Penso ne parleremo ancora per qualche giorno. È vero, la prima proposta di legge è del 94. Tu citavi la tecnologia all'inizio, è banalissima, ci sono ormai sistemi che ti avvisano quando chiudi la portiera, ma anche quando spegni il motore e ti avvisa che c'è il bimbo sul seggiolino. Pensa a un'altra sciocchezza, senza arrivare alla tecnologia e alle proposte di legge, ti metti il seggiolino a fianco al sedile, a fianco a quello di guida. Io lo so che la frase è abusata, ma non c'è volontà politica. È vero. Non è abusata, è una legge che si potrebbe approvare tra Senato e Camera nel giro di 15 giorni. Con una certa comunità di intenti, perché non mi pare che chissà che quanto cosa può costare alle case produttrici. Posso dei pannolini, dei seggiolini? Pino, il discorso è l'attenzione ai veri bisogni delle persone. Perfetto. Non c'è. Purtroppo, scusate, sottolineo, al potere non interessa. Le piccole quotidiane cose che fanno la vita degli esseri umani veri, capite? Quando il potere è così disinteressato, è un potere non umano. Senti, è un potere negativo. Il problema è che chi legifera... Mi colpiva un'altra cosa. Mi sa che non porta voti questa cosa qui. Questo è il tema. Non appassiona neanche particolarmente ed è incredibile alla luce di quello che ci stiamo dicendo. Ma, però infiamma 24 ore, vedi i social. Certo. Ecco, a proposito, io volevo tornare proprio a queste social, perché Pino prima diceva quante brutte parole sono volate ai danni di questa donna. E io voglio chiederti, Margherita, ma che cosa scatta nella mente dei genitori di fronte a una tragedia di questo tipo? Così pronti a giudicare, a condannare, quasi si avessero sempre lezioni da dare agli altri. Noi che siamo tutti i più imperfetti genitori al mondo, tutti quanti. Come la frase della trave, la pagliuzza, come funziona? No, quella è bellissima. Quella è bellissima, è perfetta, il Vangelo c'è la trave nell'occhio proprio e la pagliuzza nell'occhio tuo. Abbiamo sempre lezioni da dare agli altri. Vi rispondo psicanaliticamente. Dunque, quando una persona è così pronta a giudicare, significa che sta giudicando cose che la riguardano profondamente, sta combattendo contro qualcosa che riguarda lui proprio, lei proprio. Cioè, io non l'avrei mai fatto, nascosto c'è, avevo la possibilità di farlo, magari ho desiderato, o magari mi sono anche dimenticato, la paura di essere quella persona. Giudico l'altro perché così io non sono quello che potrebbe dimenticare il figlio o la figlia o che potrebbe danneggiare. In realtà io sono proprio spaventato da quella parte di me che potrebbe fare esattamente la stessa cosa e anzi a livello profondo in altre maniere l'ha anche fatta. Chi giudica sta giudicando soprattutto se stesso. E magari pensando così di esorcizzare con l'insulto. Esattamente, con l'insulto. Io non sono te, io non sono quella parte di te. Tutti quelli che discriminano, che fanno discriminazioni anche sulla sessualità, anche, stanno sempre parlando di sé, hanno sempre una paura incredibile che quella cosa che temono e che riguarda l'altro e che giudicano nell'altro possa riguardarli direttamente. C'è molto di irrisolto, ci stai dicendo qui, parecchio di irrisolto. Altro, c'è un gran lavoro. Diffidiamo di tutto questo, perché come dire, no? Li fidiamo sempre, caro Pino, perché dei giudici, questi giudici mancherebbe altro, insomma. Però in una situazione ma come complessa... si fa a non avere pietà, ecco, per una donna, ecco, che ha avuto pietà una disgrazia infinita, così, pietà infinita, io, ma come si fa avere... a non avere pietà? Cioè la prima cosa pensando che tu a quello pensi... che prova, pensando a quello che prova quella donna, secondo me è inevitabile non avere tenerezza. Pensate a quello che prova la sera quando si mette nel letto. No, sentiamo i nostri telespettatori che cosa provano. Io spero che questi siano i sentimenti, però Simone solo può dircelo a questo punto. Sì, ci stanno arrivando tantissime testimonianze e segnalazioni, ma vorrei appunto farvi sentire le voci di Antonella e Roberta che ci hanno detto... Antonella, sono vicina con tutta me stessa a quella mamma e mi sento di condannare il nostro stile di vita che oltre ad essere frenetico è diventato insopportabile. Bravo. Dobbiamo salvaguardare noi stessi e ciò che abbiamo di più caro, la Bello. Famiglia. Bravo. Posso chiedere un applauso per queste sì, parole? Sì, veramente. Veramente stupendo. Meritatissima. E appunto dicevo Roberta, sono curiosa di sapere se a quella donna hanno mai chiesto il suo stato d'animo. In quanto uomini dobbiamo essere consapevoli di non essere soli e che dobbiamo, perché possiamo, chiedere una mano.
Ecco, dobbiamo, perché possiamo chiedere una mano. Cioè, i nostri telespettatori sono sempre avanti, telespettatrici, hanno capito praticamente tutto. Dobbiamo, e poi ti voglio chiedere un consiglio pratico, Marielita, smettere anche di vivere sempre con lo sguardo rivolto al momento successivo che non abbiamo ancora vissuto, al domani, programmando, al giudizio senza che vivere ci daranno. Al giudizio. Sai quante volte io parlo con donne e uomini, perché non sono stato, che mi dicono, Marielita, però poi sai, il mio parente mi ha detto, poi mia madre, sai, non l'ho detto perché, cioè, la vita col giudizio a filo, no? Con l'altro che ti può giudicare, può dire non ce la fai, non sei capace, cioè, Tutto questo, liberiamoci. Senti Marielita, io ti lascio la chiusura perché vorrei che ti rivolgessi, abbiamo sentito il nostro pubblico è sempre molto partecipe, direttamente ad una di queste mamme, magari sono di più, che sta vivendo un momento magari di affaticamento, di disagio, di stress, con un suggerimento o con un consiglio. Certo. Io direi che di non aver paura di dimostrare la propria fragilità. Non siamo né super donne né super uomini, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno del conforto, dell'appoggio, abbiamo bisogno di un referente. Cerchiamo di capire che la vita... Allora, c'era Michel Croix, che era un grande prete francese dei miei tempi, degli anni 70, diceva non ci si salva da soli, ci si salva in metropolitana. E ci si salva in metropolitana. Se tu chiedi aiuto, se tu chiedi sostegno, ce la fai alla fine. Grazie davvero, grazie Tino Sciocciola. Noi oggi ci fermiamo qui. Torniamo domani alle 13.50, torniamo con una nuova puntata ricchissima. Fra le altre cose parleremo di truffe agli anziani e di come difendersi, e in studio due bravissimi carabinieri che ci metteranno in guardia sulle ultimissime trovate dei malintenzionati. Insomma, una puntata da non perdere. Domani qui 13.50, vi aspettiamo, assieme a noi. Adesso tutti a casa di Arianna. A domani.